Andiamo, Maurizio, ok. Maurizio, mi controlli se è tutto chiuso, adesso mi vedi bene? Così magari poi do l'ok a Mario per farlo entrare. Vedi un attimino. Ciao Alessandro, Alessandro Pignarosa, mi vedi bene? È partita la diretta, è tutto ok? Datemi conferma ragazzi perché non ho capito cosa è successo, si vede bene? Ok, datemi conferma, sì, ok, in modo tale che mando l'invito a Mario per collegarlo. Ok, ci stiamo collegando ragazzi, rimanete un attimo, un po' di pazienza. Purtroppo il bello della diretta è anche questo, eh. Mario se n'è andato in fuga. No, si sta collegando. Ha avuto il problema con... staccando la diretta, ha avuto il problema di connessione anche lui. Infatti mi ha appena messaggiato che sta risolvendo il problema. Purtroppo sulle cose più belle c'è sempre poi l'inconveniente, no? E capita. Ok. Antonio Bifulco, desidererei che raccontasse di quanto camminarono una, di quando camminarono una multa alla sua squadra perché vollero correre con i pantaloncini colorati, quindi invece è proibito dover indossare obbligatoriamente pantaloncini colore nero. Ma d'altronde Mario le aveva queste cose, eh. Pur di pagare una multa non aveva problemi a fare di testa sua. Ciao Enzo Luison, direttore sportivo Androni Giocattoli. Carissimo Enzo, da un intoppo con la linea Wi-Fi e quindi ci stiamo un attimino riconnettendo. Sì, arriva Mario, eh? Arriva ragazzi, arriva. Caduta la linea, c'è stato un calo di corrente e adesso riprenderemo. Un po' di pazienza. Intanto, spero che avete fatto una buona pasquetta, ragazzi. Avete mangiato tanto anche oggi? Vediamo un attimino. Tutto ok.
Ok, a difficoltà, aspetta. Ti rimando l'invito adesso, te lo rimando con il codice nuovo. Ecco qua, aspetta. Ecco qua ragazzi, stiamo per connetterlo. Un attimino di pazienza. Gli sto mandando il codice per entrare. Qua. Dovrebbe essere andato. Vediamo un attimino. Eccolo qua, ragazzi, ci siamo. Sì, ciao. Okay. Sei? Io ci sono, sì. Ok, è mancata la corrente, praticamente si è spento il modem. Eccoci qua, ti sento bene Io ci sono. io. Perfetto, Mario, stavi raccontando questo bellissimo aneddoto, comunque siamo rimasti tutti al cardiofrequentimetro col test, con. E da lì è iniziata, definiamola, la mia carriera, perché si sono concretizzate un po' di cose. Io quell'anno, insieme a altri tre compagni gallerani, Dametto e Lorenzi, abbiamo vinto il quartetto della 70 km, e per cui, vincendo un campionato del mondo a 18 anni, già in qualche modo ti lancia in un mondo completamente diverso, e da lì poi una serie, come dire, una serie di passaggi che ti portano a continuare per la tua passione e riuscire a concretizzare sempre meglio le cose. Poi credo che la carriera da professionista sia, La come dire, conosciamo bene, diciamo una che la carriera. conosciamo bene, però ecco, magari ecco, entrando in qualche domanda un po' più particolare, perché comunque hai dato una bella testimonianza che io credo dopo sentirò anche Enzo Vicennati, non so se lui sapesse di questa storia, comunque credo che è una bella storia molto intima e poi ci hai portato con dei ricordi, ci hai fatto vivere in prima persona, sembrava di essere in quel velodromo e quindi i corridori dal vivo. Ascolta, io ti volevo chiedere un po' il rapporto tuo con i corridori, che è sempre stato uno che comunque già grande di presenza, quindi un po' intimorivi, grande per i risultati che facevi, che rapporto avevi? E poi in particolare vorrei che ci raccontassi un bel aneddoto con Marco Pantani. Allora, io sono arrivato nel professionismo quando nel gruppo c'erano gli sceriffi, ok? Per cui in realtà c'era un regolamento che non era scritto da nessuna parte, però lo si doveva rispettare. Il neoprofessionista non poteva permettersi di limare. Limare, sanno tutti cosa significa, passare vicino, entrare, in qualche modo mettere a rischio o repentaglio la persona che in quel momento stai affiancando. Qui c'erano i capitani, c'erano i campioni, e in realtà era complicato riuscire a inserirsi in quel mondo se non avevi un modo gentile e corretto di porti all'interno del gruppo. Per cui in qualche modo c'erano delle gerarchie che sembrava di essere in caserma, nel senso che c'erano i generali, c'erano i capitani, i tenenti, il sottotenente, il caporale e il soldato semplice. Quando arrivi nel professionismo puoi essere anche campione del mondo, ma sei un soldato semplice.
può essere il gregario di quarta fascia, cioè quello che non ha mai vinto, che però all'interno del gruppo è un generale, perché è come dire, l'uomo di fiducia del grande capitano, e per cui ha autorità e autorevolezza nel gestire alcune situazioni del gruppo. Tant'è vero che io in qualche modo ho cercato di tramandare e trasportare questa esperienza che ho vissuto da giovane, da neoprofessionista, in quello che era il mondo moderno, quando io ormai ero, come dire, uomo d'esperienza, e arrivavano i giovani rampanti, senza, come dire, senza rispetto, senza attenzione a quelle che erano invece le modalità con la quale io ero passato professionista. Per cui in qualche modo ero considerato l'antipatico, quello che in qualche modo rompeva le balle. Però era una tradizione e soprattutto una forma di educazione che all'interno del gruppo esisteva a quei tempi. Chi fu il primo corridore? Un nome che ti ha dato fastidio proprio nell'atteggiamento dei giovani talentuosi con cui hai corso poi? Ma guarda, io mi sono trovato a scendere il poggio della Sanremo, non mi ricordo quale anno, non mi ricordo cosa. Allora, l'anno che credo vinse Colombo, la Gabriele. Sanremo, in fuga con lui c'era Xandri della Motorola. Ok? Ad un certo punto io ero in discesa, che stavo cercando di farla discesa tutta per rientrare o riuscire a farla volata. Ad un certo punto mi arriva uno al lato che cerca e tenta di fare una staccata pericolosa per, come dire, intimorirmi e passarmi davanti e rallentare. Io lo guardai e dissi: ma questo qui è, detto fra te, ma che cazzo vuole? Ora lo tiro di sotto. E così poi ho continuato a fare la mia discesa e non l'ho più considerato. E dopo lo guardavo e c'aveva la all'arrivo lo ritrovai, c'aveva la bandiera americana addosso. Guarda un po', e poi ho capito dopo che si chiamava Lance Armstrong. Ah. Pensa a te. Ascolta, tutti chiedono, tra l'altro anche Maurizio, Alessio, Alessandro. Mi hai fatto una domanda che io non mi sono dimenticato, di Pantani. Sì, Pantani, di Okay. Pantani. Un Allora bel ricordo con Pantani. io l'ho già raccontata, però è carina. Non racconto cose più personali, più intime, ma racconto una cosa di ciclismo. Un Giro d'Italia, credo, eravamo in Abruzzo, nelle Marche, in Abruzzo mi sembra. Siamo nel tappa abbastanza nervosa, un po' di su e giù. Siamo nella pancia del gruppo, quando fai quella fatica un po' strana, quel passo bastardo che, come dire, è il presagio della battaglia, no? Quando c'è via magari una fughetta che tentano di tenerla lì per poi dare l'attacco. Mi sembra che ci fosse la squadra di Rebellin che stava tirando dietro. A un certo punto mi affianca Marco, che io ero già così, e lui era come quello che ha appena finito di far colazione, visto che stende le gambe. Già, ora ci aspetta una giornata. E così mi affianca, io con la goccetta che mi veniva giù, e lui tranquillo, perché lui ogni tanto in corsa faceva le ripetute per fare richiamo di forza prima di poi andare ad attaccare. Si metteva dietro, tu salivi 39-17, lui saliva col 53 sui pedali, cercando di spingere un pochettino. Insomma, la fianca mi fa: Cipo, cazzo che ruote che c'hai, però lo sai, non me le fanno usare. Io avevo le lightweight e lui era sponsorizzato FIR, credo, all'epoca. Faccio: guarda Marco, queste vanno veramente bene, sono leggerissime e rigidissime. Mi fa: porca miseria, non me le fanno usare, ma faccio una lotta con quelli
mi ricordo della Wheelier che aveva un faccio una lotta con Martino tutti i giorni perché volevo ste ruote. Dico, si fa una cosa che non se ne accorge nessuno. Allora, che si fa? Faccio, ci si ferma, si cambia le ruote, te le do a te. Ci siamo fermati di nascosto, nessuno ci ha visto, neanche un fotografo, neanche un'ammiraglia. Dietro, attraversavamo un paesino, dietro una cantina c'era un parcheggio per i trattori, ci siamo fermati lì, gli ho dato la ruota a lui davanti, abbiamo fatto lo scambio e siamo ripartiti. Come siamo ripartiti, avevano scattato davanti, io sono morto per rientrare e lui mi aspettava, mi cercava di riportarmi dentro. Ho detto: guarda, Marco, te vai per i fatti tuoi, io rientro con calma. Insomma, gli ho dato le lightweight. Non ti puoi immaginare che casino è successo, perché poco dopo è iniziata la diretta, dalla televisione hanno visto Pantani tra i primi con le lightweight, per cui avevano un profilo, ti ricordi, le prime molto Alte. più alte rispetto alle altre. Si poi colpivano perché erano di un nero, perché il carbonio all'epoca, stiamo parlando del 2002, 2001, 2003 mi beh, sembra questo episodio. allora un affare del genere, per cui ti puoi immaginarti cosa sia successo. Un casino. Mi ricordo che anche Martinelli la sera è venuto a cercarmi. Siete due cretini. Ho capito, se lui era un cretino, non devi essere te. Cazzo, salvate, mi avete fatto un casino. Insomma, ti puoi immaginare. Soltanto due folli, due pazzi possono fare una cosa del genere, no? All'interno del Giro d'Italia, di una tappa del Giro d'Italia, mandiamo all'aria le sponsorizzazioni, perché poi avevo le sue ruote sotto, per cui a contrasto con quella che era la sponsorizzazione di quell'anno. E Vabbè, questo questa è. però fa capire cosa voleva dire Mario Cipollini e Marco Pantani. Cioè, Bravissimo. diciamola tutta e sottolineiamola questa cosa. Mario, ascolta, facendo qualche domanda ti hanno chiesto Fiandre e Roubaix, come mai non sei riuscito, diciamo, a tentare la Roubaix per una questione di obiettivi di squadra, come mai, o di preparazione? Ma guarda, ti dico la verità, io non sono nato campione, non sono un campione, la Roubaix e il Fiandre la vincono naturalmente i campioni. Io sono stato un forte velocista con la conoscenza dei miei limiti, naturalmente. C'era da sostenere un percorso differente. Io sapevo di essere un velocista. Per vincere un Fiandre o una Roubaix serve una preparazione estremamente accorta, estremamente mirata alla grandissima resistenza. Bisogna fare ore e ore di medio, fare allenamenti intensissimi, fare gare di un certo tipo, che in realtà sono l'esatto contrario di ciò che dovevo fare io come velocista, perché il velocista ha un ruolo estremamente semplice vedendolo in gara, ma complicato per ciò che riguarda la preparazione, perché tu devi in qualche modo avere la giusta sensibilità per cercare di raggiungere la tua massima espressione in resistenza senza andare a perdere in quella che è la capacità di sprintare. Perché, tra virgolette, lo scalatore o il cronoman, gli è tutto molto più semplice allenarsi, perché non deve allenare le due forze o le due fibre contrastanti. Io assolutamente dovevo allenare due fibre contrastanti, cioè le bianche nella velocità e le rosse resistenti. E sei sempre al limite di un equilibrio labilissimo, e solo grazie all'esperienza riesci a farlo. Lo scalatore si allena, fa salita, 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 salita. L'uomo della Roubaix fa tanto medio, medio, potenziamento, medio, medio, medio e medio, diventi un diesel che tronca le pedivelle. Però se lo fai scattare si addormenta prima di scattare. Io dovevo invece allenare anche quel percorso che il cervello, l'intuitività mentale abbinata all'espressione muscolare. Anche quello è una cosa che devi allenare, cioè quando tu decidi di partire a quando realmente parti. Dovevo allenare anche quella cosa lì, per cui non era così semplice. Naturalmente a grandi campioni come Merckx, come Bonen, come Sagan, viene forse tutto più naturale. Ma credo di aver fatto parte di un ciclismo estremamente specifico, perché stiamo parlando di
di mostri sacri che mi sono trovato io alla Rubens. Pensiamo soltanto a Musseo, Ballerini, Vampers, Kelly, Plankaert, De Wolf. Io ho attraversato un ciclismo, Van der Aarden, ho attraversato un ciclismo che se mi metto lì e scrivo i nomi di quei campioni, ragazzi, stiamo parlando di un ciclismo che per passare professionista dovevi raggiungere 25 punti nelle categorie Dilettante. dilettanti. E se non c'avevi il minimo 25 punti nel professionismo non passavi, per cui anche il passaggio di quello che poi diventava gregario era un illustre nel mondo dei dilettanti. Nell'anno in cui sono passato io nell'89, siamo passati in 8. E il che è tutto dire, è passato Cipollini, Tafi, Lelli, Donati, poi qualche Lombardo che mi ricordo. Per cui stiamo parlando di un ciclismo estremamente selettivo e ha trovato un ciclismo incredibilmente selettivo. Io ho passato degli anni in cui la prima vera e grande preoccupazione era arrivarci in volata, non era vincerla, era arrivarci, perché non ti facevano arrivare in volata. Ora, quando la tappa è per velocisti, si arriva in volata, non c'è nessuno che riesce a scombinare le carte. Una volta trovavi situazioni in cui la corsa era sprogrammata rispetto a quello che immaginavi potesse accadere. Arrivavi sulla prima salita e attaccava Tony Rominger la Cosenza Potenza di 290 km. Sul primo valico siamo passati, dopo 9 km, siamo passati uno ogni 5 minuti e c'era da fare 2,75 andare all'arrivo. Stiamo parlando di un ciclismo devastante che vederlo ora mi sembra, non so se perché sono vecchio io, ma mi sembra di vedere totalmente un altro ciclismo. Ma infatti, Mario, su queste cose che tu stai dicendo, sei molto chiaro e puoi capire veramente quel periodo, il bello anche della gerarchia che c'era, la specificità dei ruoli e dei corridori, cioè c'era il velocista, il team che lavorava per il velocista. Oggigiorno c'è chi invece fa un po' di tutto, però proprio inerente a questa domanda, cioè a questo argomento, io ti chiedo, siccome tu poi sei un ottimo osservatore, non parli molto, ma quando parli poi sei molto diretto. Ecco, sia in ambito sociale, nel campo della medicina, in Italia, nei vari settori, si parla della fuga dei cervelli. Ho letto un pochino in giro alcune cose, e anche nello sport, nel ciclismo, c'è la fuga dei nostri campioni italiani nei team esteri. Allora, tu cosa ne pensi? Perché io credo che forse se a volte mettiamo da parte anche il discorso, non so, economico che le possa attirare, se i campioni ce li teniamo, potremmo rilanciare di più quello che è il ciclismo, perché credo che il ciclismo italiano è quello che ha insegnato a tutti il ciclismo a livello mondiale. Ma guarda, qui entriamo in un argomento estremamente delicato e credo che questo argomento io l'ho affrontato più di una volta ormai da anni e mi sono battuto perdendo ogni speranza. E ti spiego il perché. Il nostro movimento è un movimento importantissimo a livello culturale e sociale. Il ciclismo e il Giro d'Italia hanno fatto la storia di questo paese. Bartali, Coppi, Gimondi, Saronni, Moser sono stati dei pionieri e hanno fatto di questo sport la grandezza anche del paese, perché la nostra Italia credo che sia raccontata in modo eccezionale dal ciclismo. Ci sono luoghi e posti che sono conosciuti grazie alle riprese e il nostro territorio ha acquisito una grande conoscenza grazie anche a questo sport. Ma al di là di quello, il nostro movimento in questo momento è abbandonato a se stesso. Il ciclismo rispecchia un po' come definire, la situazione politico-economica che abbiamo in Italia. I corridori sono costretti ad emigrare perché in Italia non c'è più una squadra professionistica. Allora mi chiedo,
quando in un momento così difficile, in realtà le squadre migliori sono oggettivamente delle nazionali, non sono più delle squadre, perché la Sky sappiamo bene che è chiamata Sky, ora è Ineos, però è un format britannico, ok? La Mitchelton Scott sappiamo che è una nazionale australiana, la Movistar è una nazionale spagnola, le squadre francesi sono comunque legate a nomi statali francesi, per cui prima c'era BMC che in realtà era la Svizzera, e per cui ora siamo in un ambito in cui le squadre non riescono a sostenere dei costi all'interno di questo movimento. Per cui noi avremo bisogno soltanto della nazione Italia che crei una cordata, non so se politica, se in qualche modo sociale, per poter riportare tutti i nostri campioni, ma soprattutto per poter creare una struttura per regalare ai giovani un futuro all'interno di questo mondo. Il mio sogno, ne ho parlato più di una volta. Immaginati una Milanello del calcio fatta tutto sul ciclismo, dove la squadra in prima linea che corre il Tour de France ha con sé nello stesso ambiente i ragazzi dilettanti under 23, gli juniores, gli allievi, con tutta una struttura medica, sociale, di assistenza, di ricerca per poter fornire la possibilità a chi ha le qualità per potersi esprimere nel migliore dei modi. Ma mi sembra di aver capito che è utopia. Io ho pensato anni fa, quando chi fu la Pennetta che vinse New York, Sì. ok? E mi ricordo che Renzi era andato a vedere la finale, ok? Era andato a vedere la finale della Pennetta che vinceva gli US Open o un affare del genere. Il giorno dopo, o lo stesso giorno, Vincenzo Nibali vinceva il Tour de France a Parigi. E allora mi sono chiesto perché Renzi non si è fermato a Parigi a guardare Nibali che vince il Tour de France. Sì, capisco che un torneo di tennis è veramente importante, è una cosa straordinaria. Due piccioni con una fava e ti fermi anche tu a Parigi ed accompagni il nostro ciclismo, il nostro campione e porti un emblema del paese sugli Champs-Élysées. Secondo me per ignoranza, perché non so neanche cos'è il Tour de France. E mi chiedo perché i governatori, i primi ministri della Francia ogni anno sono sulle strade del Tour a portare il loro messaggio statale in quella disciplina sportiva. Noi non abbiamo avuto mai un presidente del Consiglio, un presidente della Repubblica che è venuto a vederci una volta al Giro d'Italia. Però vediamo i presidenti alle partite di calcio. Guarda strano. E allora mi dico: ormai noi siamo i cugini poveri, i cugini di campagna che dobbiamo affidarci soltanto a noi stessi perché la politica non è dalla nostra parte, purtroppo. La politica ora non so da che parte è, non so se voi la capite, io veramente poco, e per cui l'unico cambiamento del nostro movimento potrebbe essere la politica, che in questo momento è, a mio avviso, indifferente. Naturalmente hanno problematiche diverse, però il fatto che noi non abbiamo una squadra ciclistica professionistica, c'è qualcosa che mi sfugge, perché quando l'economia del paese è in crisi, però si trovano 100 milioni di euro per far arrivare la stella del calcio mondiale, Cristiano Ronaldo, in Italia, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Anche perché credo che il valore di un grande team di ciclismo potrebbe equivalere a qualcuno che gioca in panchina o che sta in panchina tutto l'anno in una squadra di Certo. prima categoria,
Credo che con un progetto da 20 milioni di euro si possa fare una grandissima squadra di primo livello e non credo che una nazione Italia non abbia la disponibilità politicamente di indurre o con sgravi fiscali o inducendo un grande marchio a far sì che sponsorizzino il ciclismo, ma c'è qualcosa che non torna a questo sport. Io personalmente sono andato a bussare la porta a Berlusconi qualche anno fa, ma naturalmente Berlusconi mi ha detto: guarda, bellissima idea, bellissime parole, però in questo momento non ho né la capacità economica né l'energia di affrontare un percorso del genere. Per cui il più vicino allo sport in realtà era lui e non credo che in questo momento ci possa essere qualcuno, anzi io spero di sbagliarmi, ma non credo che in questo momento ci sia qualcuno in grado di poterci aiutare sotto questo aspetto. Ma io infatti, in mente, a me è venuto in mente il discorso dei presidenti, anche lo stesso Bush con Armstrong appena vinse il Tour de France, gli fu vicino in tutto e per tutto. È stato accolto come un eroe Un nazionale. eroe, e da lì poi è anche cresciuto tantissimo, perché poi comunque con un presidente così, un'America così grande. Guarda, voglio salutare Fred Morini, ex prof, che dice, e ti suggeriva infatti, dice, forse in Italia questo problema è dovuto anche alla diciamo, la mancanza di manager importanti. Perché Mario Cipollini non scende in campo? Ecco, io mo su questo ti voglio chiedere proprio questo. Il Mario Cipollini di oggi, perché noi sappiamo che tu sei un imprenditore, c'hai degli sponsor legati a te, un marchio di biciclette, così lo introduciamo. Ed ecco, quando rivediamo, perché non rivediamo Mario in prima linea? Perché magari un manager come te, che ci mette l'esperienza, le capacità, il peso comunque di un palmarès che comunque parla in tutto il mondo, e magari potrebbe essere una soluzione, forse. Ma sai, io ti rispondo brevemente, ho insistito, ho provato tanto e naturalmente le mie conoscenze mi hanno portato anche a bussare a porte importanti e importantissime. Addirittura sembrava che i paesi arabi che ho visitato potessero essere interessati a questa cosa. Poi purtroppo è tutto svanito in un insieme di problematiche, per cui in realtà l'idea di poter, come dire, creare qualcosa in Italia è svanita, visto la vera problematica sociale, economica e la credibilità in alcuni aspetti del ciclismo che viene sempre messa in risalto in alcune situazioni e per cui ho, tra virgolette, desistito da questo progetto, però in cuor mio ancora come dire, il tantissimo affetto per questo mondo, per il ciclismo in primo luogo, e spero di poter anche con questa ultima iniziativa. Nasce dall'idea che secondo me il ciclismo deve trovare una risposta diversa nella considerazione popolare e soprattutto nel riconoscimento delle persone e soprattutto del valore di se stesso. Non sempre viene considerato quello che siamo, purtroppo forse anche la chiusura mentale di alcuni individui che non permettono di comunicare a 360 gradi, per cui il sottoscritto aveva tanti difetti e ha tanti difetti, però in qualche modo nella mia epoca sono riuscito a portare il ciclismo anche nei salotti diversi da quelli che erano comuni ai miei colleghi. Per dire, sono stato invitato da Maurizio Costanzo più di una volta a parlare del nostro sport e poi gli unici che sono stati, tra virgolette, considerati siamo stati io e Marco. Poi ci sono atleti di grande importanza da un punto di vista di palmarès, guarda Nibali che ha vinto tutto quello che un campione desidererebbe vincere, ma non è riuscito a comunicare il ciclismo e a portare il ciclismo fuori dalla domenica sportiva piuttosto che da altre trasmissioni che in realtà potrebbero avvicinare molto di più le persone a questo sport. Ora abbiamo secondo me, tutti noi, ma tutti noi che apparteniamo al ciclismo, abbiamo una grande opportunità che ci dà questo momento. Il coronavirus è una piaga devastante del nostro paese.
e l'unico sport che attraversa tutto il nostro paese è il ciclismo, perché il giro è la dominazione assoluta è l'equazione del nostro paese, no? L'Italia, Giro d'Italia. Per cui noi siamo stati in ogni paese, forse abbiamo attraversato ogni comune di questo meraviglioso paese. E qui ci rimane un'opportunità per farci riconoscere dal nostro paese di cosa siamo in grado di fare e soprattutto cosa siamo in grado di dare. Per cui vorrei che tutti noi professionisti, ex professionisti, riuscissimo in qualche modo a stimolare ognuno la sua zona. Vorrei che ogni professionista riuscisse a essere un focolaio, ma un focolaio positivo nella propria zona per poter aiutare questo paese e far sì che il ciclismo sia lo sport il primo che si è dato da fare e ha ottenuto con affetto, con economia, con tutto quello che riusciamo a ottenere, qualcosa per il proprio paese. Questo è un'opportunità come vincere qualcosa di importante. Ma guarda, sei stato chiarissimo proprio, infatti Vincenzo Grilli, che è un appassionatissimo, che segue il ciclismo dai tempi tuoi, proprio un tuo tifoso, dice: Mario, tu sai spendere, hai spessore mediatico, ti sai spendere, devi metterti in prima linea e poi ecco, tutti i piccoli noi, con i nostri piccoli focolai, seguire una bella direttiva, perché ecco, lo spessore mediatico di Nibali, grande campione, sicuramente non si vince al di fuori dell'ambiente del ciclismo, come di tanti altri, forse non hanno neanche interesse, io dico a volte, però io credo che quando si diventi poi un fenomeno e un personaggio, bisogna avere anche delle responsabilità. E quelle responsabilità, secondo me, sono quello che poi va a toccare l'aspetto sociale, perché quando i bambini in TV guardano il giro, guardano le gare, guardano i corridori, l'autografo, la borraccia, la foto, io credo che un campione debba avere questa e sentire questa responsabilità sociale, perché oggigiorno un aspetto fondamentale dell'educazione civica è proprio quello ludico-sociale. Quindi noi dobbiamo, nel ciclismo, secondo me, aumentare lo sviluppo dello sport, dell'educazione motoria nelle scuole dei bambini, per poterli poi ritrovare da ragazzini. Sono d'accordo con te, appieno. Mario, un'ultima domanda a te per il discorso bici. Vogliamo raccontare delle tue bici, perché poi sta arrivando un noto giornalista che tu conosci che si collega subito. Ma guarda, in questo momento non me la sento neanche di stare a parlare di biciclette, non c'è bisogno di farci pubblicità, non mi interessa. Io l'unica cosa che voglio riuscire a fare è con tutta l'azienda del gruppo di Zecchetto, con la quale io ho il progetto delle mie biciclette, riuscire a coinvolgerlo perché vorrei che ci fosse una donazione importante nel nostro progetto. Ho pensato anche a tutti gli industriali che tu conosci bene nel nostro paese, tutti i costruttori di biciclette, tutti quelli che hanno fatto del ciclismo la propria missione, la propria professione, la propria cultura e la propria storia, aziende importantissime. Vorrei che si riunissero e ci riunissimo tutti, perché chi può dare 10 euro, chi può dare 100, chi potrà dare 1 milione, non lo so. Vorrei che tutta questa donazione passasse all'interno di questo progetto e che fosse denominato ciclismo. Mi viene in mente Sidi, mi viene in mente Colnago, mi viene in mente De Rosa, mi viene in mente Castelli, mi viene in mente Santini, che naturalmente tutti faranno e hanno già fatto della loro beneficenza. Però vorrei che tutto questo progetto stimolasse queste persone a unirci tutti, a sentirci tutti di una grande famiglia, perché tu, Raffaele, io e Zecchetto, piuttosto che Colnago, piuttosto che il signor Santini, piuttosto che il signor Mantovani, Dinalini, siamo tutti della stessa famiglia, siamo tutti sulla stessa barca, abbiamo creduto e crediamo nel ciclismo, per cui vorrei che tutta questa difficoltà in questo momento scuotesse un attimo gli animi di tutti quelli che siamo noi e fare una squadra contro a squadre lunghissima, perché tutto quello che arriva dal ciclismo fosse riconosciuto in Italia
è apprezzato come qualcosa di vero, che nessun'altra disciplina in questo momento ha fatto. Io non ho sentito un gruppo e un movimento così sportivo importante riunirsi e parlare delle problematiche dicendo di fare questo o quell'altro. Non credo che non facciano beneficenza, anzi sicuramente la faranno anche i calciatori, anche perché hanno dei guadagni incredibili rispetto ai nostri, però il milione di euro di un campione equivale ai 10 euro di un semplice appassionato, io la vedo così. E credo che questa sia anche la visione ottimale per poi dare un contributo, perché chi può e deve metterci comunque il suo. Tra l'altro, qualcuno nominava qualche azienda di riferimento, ecco, si nominava Ferrero, lo stesso questo marchio che ho io, Foodness, sono aziende multinazionali che potrebbero magari contribuire anche in un progetto Italia come ciclismo. Secondo me questa è la cosa sul quale spingere e campioni come te giustamente hanno la pressione giusta da poter fare. Ascolta, prima di lasciarti voglio un attimo collegare Enzo Vicennati di Puti Sport che ti vuole salutare. Lo faccio collegare subito. Un minuto solo. Avrei annoiato tutti i tuoi amici con tutti questi discorsi oggi. Ma io non credo proprio perché guarda che le domande che hanno fatto sono tantissime e ovviamente tu ci hai donato questo piacere di ascoltare comunque delle cose storiche che comunque a volte racchiudono anche le domande che loro fanno. Quindi non credo proprio, anzi Boh, bene. c'è gente che ti saluta, che si ricorda le tele volate al giro, qualcuno che ti chiede dell'innovazione della divisa zebra. Del body quando hai salutato Reggio Calabria, ecco, com'è nata quell'idea di quel body da corpo umano, cioè anatomia pura, insomma. Allora, io ho fatto il primo l'anatomia muscolare e fu il giro di che tra l'altro se ne parlò moltissimo e anche in quel caso io riuscii a mettere in piedi un'asta importante e il ricavato fu donato al Gaslini di Genova, stiamo parlando di una cifra importante. E poi invece in realtà l'ultimo body rosa che fu fatto per il chilometro a Reggio Calabria, in realtà era come dire, tutto era il cuore e tutte le derivazioni venose, arteria e tutto quello che il flusso sanguigno raggiunge il corpo umano, che però nasce dal cuore, cioè la passione profonda per il ciclismo e per il Giro d'Italia. Per cui in realtà il rosa era l'abbinamento alla corsa rosa e poi all'interno c'era un disegno che riproponeva il sistema cardiovascolare del corpo umano e per cui la partenza della passione del cuore. E lì quella fu un'innovazione, poi tra l'altro mi ricordo che tu salutasti il ciclismo nel 2006 a Reggio Calabria e 5. però 2005. Ecco, tu hai per un qualche anno fermato la tua attività e poi dopo sei rientrato con la Liquigas l'ultimo anno, se non mi sbaglio. No, io non sono rientrato. L'ultimo anno l'ho fatto nel 2005 con la Liquigas. Poi ho iniziato un percorso con uno sponsor americano con la quale era iniziato un progetto di fare una grande squadra internazionale e per cui ritornai, feci un comeback al Giro di California per poter in qualche modo alimentare l'interesse di questo marchio che purtroppo invece ebbe dei problemi con la crisi americana e saltò immediatamente il progetto. Allora, è arrivato il nostro amico Enzo Vicennati. Ciao Ciao Enzo. Enzo. Ciao ragazzi, buonasera. Ciao. Come Bene, va? Va grazie. benissimo. Guarda, Mario. Enzo, innanzitutto per chi non ti conoscesse visivamente, perché magari sicuramente conoscono il tuo giornale, il BC Sport, quindi caporedattore di BC Sport, oggi abbiamo una enciclopedia del ciclismo. Ecco, c'è Mario Cipollini vicino a te, a fianco a te. Te lo
Ti permetto di fargli un commento, un'osservazione, una domanda, un episodio, quello che vuoi. Io ho una domanda, però prima faccio un piccolo preambolo. Sono convintissimo che Mario potrebbe scrivere o far scrivere un grande libro. Un libro a livello di quello di Agassi o di Tyson, dovrebbe trovare davvero qualcuno di cui si fida molto, che conosce da tempo, potrebbe raccontargli veramente la storia del suo ciclismo e del ciclismo. E ogni volta che parli con Mario non è mai banale, è un po' difficile acchiapparlo. Io l'ultima intervista che ci ho fatto 2 anni fa l'ho inseguito al telefono per 3 giorni. E c'ho ancora l'audio salvato nel cellulare in cui c'è lui che risponde e mi dice qualcosa del tipo: certo, Enzo, sei proprio un bel rompioglioni, perché era costretto a parlare. E questo io ritengo fortunato che ho potuto fare questo Pasqua e Pasquetta, come lo racconterò negli annali. Esattamente. No, volevo chiedergli una cosa, Mario, perché l'ho sentito ieri quando raccontava giustamente di Coppi che ha perso gli anni della guerra. Poi ha raccontato oggi della tua pausa da allievo. Uno dei motivi di grande preoccupazione adesso per il coronavirus è che probabilmente gli juniores di secondo anno e anche gli under di ultimo anno, ma io penso soprattutto agli juniores, rischiano di non avere il tempo e lo spazio per guadagnarsi un posto appunto tra gli under. Cassani ha proposto addirittura di congelare per un anno la situazione giovanile. Secondo te è un'ipotesi percorribile oppure quello che verrà verrà? Ma guarda, io credo che sia la Federazione Ciclistica, sia Cassani e tutto il movimento ciclistico è di fronte a una situazione storica epocale, no? Stiamo parlando di un, credo, quasi peggio della guerra, perché la guerra finisce e c'è una ripartenza per certi aspetti. Qui trovare il modo di ripartire perché la macchina probabilmente degli anni 40 era meno complicata di questa macchina economica e sociale che abbiamo in questo periodo. Per cui credo che la ripartenza sia per certi aspetti quasi più complicata. Io mi auguro che in quel momento, come ho già parlato con Cassani, c'è bisogno degli aiuti che noi ex potremmo dare e che tutto il movimento industriale può dare al movimento ciclistico, perché se non prendiamo in considerazione i giovani, è veramente la morte del nostro sport. Io ho immaginato già e l'ho proposto anche a Cassani e gli ho detto, anche a Ivan Basso ho detto, perché non organizziamo una serie di eventi da ex, che andiamo ai circuiti e creiamo una gara da ex che magari crea attenzione e interesse. Facciamo pagare il biglietto per la prima volta nel ciclismo, ma questi soldi servono ad aiutare il movimento ciclistico. In qualche modo dobbiamo aiutare i giovani e credo, parlando con Basso, ho sentito, ci ha fatto respirare la sensazione di disperazione che alcuni ragazzi hanno nella sua squadra, corridori che naturalmente avevano già in procinto il passaggio al professionismo e si vedono portare via, bruciare un sogno. Ora mi chiedo, molte soluzioni non ci sono, per cui dobbiamo trarre il meglio dalla situazione più difficile. E io ho fatto osservare una cosa a Ivan, ho detto, mi ha fatto dei nomi e io mi sono permesso di dirgli, ma tu Ivan, quando eri under 23, pensi di aver avuto un individuo del valore di Ivan Basso che ti era vicino? Perché questa è una cosa da non sottovalutare. Perché un ragazzo under 23 che ha come uomo di fiducia Ivan Basso e a braccetto attaccato a lui c'è uno che si chiama Alberto Contador. Ok? Qual è la preoccupazione di un giovane se ha la capacità di capire di essere molto protetto? Speriamo che tutti i dilettanti in difficoltà o gli juniores in difficoltà abbiano lì vicino un Ivan Basso che li può aiutare, perché nel momento di disagio e di difficoltà,
avere la possibilità di alzare il telefono e avere dall'altra parte uno come Ivan Basso, che ha passato nella sua vita un periodo incredibilmente difficile, è riuscito ad alzarsi e vincere un Giro d'Italia spettacolare. Credo che la fortuna di questi atleti sta nella grande sfortuna Covid-19, ma è una fortuna personale, e per cui da parte mia c'è la possibilità di aiutare tutti. Ora mi chiedo, in questo momento, secondo me, per il ciclismo di quel livello dovremmo, e non credo che ci siano delle difficoltà, cominciare a batter cassa nelle più grandi aziende che hanno fatto grande questo sport e che da questo sport hanno ricevuto anche molto. Naturalmente io mi metto in gioco per primo, quello che posso fare cerchiamo di farlo, però questa è anche una situazione complicatissima alla quale nessuno poteva immaginare, e io mi sono permesso l'altro giorno di parlare con tutti i campioni della prima tappa, con le legend. Dicevo, ragazzi, l'unico modo per salvarci e per salvare il ciclismo è stare uniti, perché da soli, uno da solo non può fare niente, ma tutti insieme possiamo fare qualcosa di importante. Sono d'accordo, è quello che diceva forse prima anche Lello sul fatto di restituire al ciclismo quello che in qualche misura vi ha dato, no? Se tu ci pensi, si parla di Martinello candidato alle prossime elezioni federali, ci ha provato Moser qualche anno fa, ma di grandi ex che si siano andati a sporcare le mani con la politica del ciclismo ce ne sono stati veramente pochi negli anni, forse perché tanti chiudono e poi seguono altre strade. Naturalmente l'individualità o l'egoismo non credo, però ognuno di noi ha la sua vita, no? E purtroppo il ciclismo non è una grande mucca con tante mammelle che dà il latte a tutti, è una mucca grande alla quale si attaccano soltanto poche persone e indirizzate da certi personaggi, per cui questo è credo la complicazione, perché posso immaginare ci fosse veramente una collaborazione, ci fosse una accordata con dei consiglieri all'interno della Federazione Ciclistica Italiana fatta da ex campioni più che da politici, o accordi tra società sportive per ricavare voti o quant'altro. Io credo che se prendiamo e cominciamo ad andare a ritroso ci siano dei nomi che hanno fatto la storia di questo sport, hanno fatto la storia di aziende, per cui abbiano la capacità di pensare al bene e al meglio del ciclismo. Speriamo che questa problematica coronavirus, che ha messo le persone di fronte a un'introspezione importante, alla solitudine, al modo di poter pensare a qualcosa, o cosa hanno avuto e cosa hanno dato e cosa si può dare, in qualche modo stimoli qualche coscienza a fare il meglio del ciclismo, perché se non abbiamo i giovani non abbiamo il futuro, già il nostro ciclismo è con l'ossigeno al naso, secondo me, e per cui questa botta rischia veramente di complicarlo ancora di più. Immagino alle organizzazioni delle piccole gare, che però erano un fulcro importante per categorie giovanissime, perché chi vince il Buffoni, ad esempio, da juniores sa che ha vinto una corsa importante, come chi vince la Sangeo piuttosto che chi vince il trofeo Liberazione. Io mi auguro che tutte queste gare riescano a ritrovare un equilibrio per poter essere di nuovo organizzate e per dare un palcoscenico ai giovani per potersi in qualche modo proporre a qualcosa di importante. Sono d'accordissimo. Parole sante, Enzo. Io con Mario, guarda, in due giorni, tra l'altro è bello anche le metafore che mette Mario, no? Che sono poi metafore di vita, ma le coglie proprio. Ecco, secondo me il suggerimento del libro è un'ottima idea, però io ripeto, la cosa bella che piacerebbe a me, e diamo a Cesare quello che dice Cesare, cioè tutti, cioè non tutti, io dico sempre a casa mia, quando faccio un esempio in famiglia, perché noi gestiamo un'attività, no? A volte si dice c'è quello che lavora di più, quello che lavora di meno, e quello che fa un po' più pubbliche relazioni, si dice non tutti sono nati per comandare, ma è un comandare nel senso buono, attenzione, non è che io voglio privilegiare.
Allora, ci vuole delle capacità caratteriali, personali, per poter, secondo me, mandare poi dei segnali e gestire delle situazioni. Per quanto uno possa essere a volte forte o campione nel suo ambiente, non è detto che poi possa riuscire in altri settori. Io mi ricordo benissimo, guarda, mo, giusto per dirne una, perché mi è venuto di Figueras, no? Giuliano Figueras, che è stato un grosso talento del ciclismo, e quando noi ci si allenava insieme, si vedeva che aveva qualcosa in più. Per me era un campione, ti dico la verità. Poi non è D'accordo. in pieno, magari gli sono mancate delle componenti fondamentali. Però quando noi ci si allenava in inverno, che facevamo la preparazione invernale insieme, noi andavamo dal professor Cutolo, ecco, che è lo zio di Mario che ci ha salvato prima il politico, che c'era questa struttura con piscine, campi da calcio, campi da tennis, poter correre a piedi in pista, palestra. Allora, tu vedevi Giuliano, lo mettevi a nuotare, zero. Lo mettevi a correre a piedi, zero. Lo mettevi in bici, fenomeno. Capito? Quindi ognuno deve fare il suo. E guarda, il mio augurio è di vedere nel ciclismo delle figure fondamentali e importanti. Quindi dobbiamo, secondo me, spingere in quella direzione. È come anche adesso, del problema politico che stiamo subendo, alla fine, sai qual è la risposta che ti danno tanti? Anche magari nei piccoli comuni? L'avete votati voi, tenete questa politica. Capito? La risposta è quella. Quindi dobbiamo essere noi a spingere poi chi mettere ai vertici. Ma guarda che l'idea di una cabina di regia che ha lanciato Mario, in cui vengano coinvolti i grandi corridori, non è peregrina, anzi ce ne sarebbe bisogno, perché magari il politico ti può entrare nel discorso dei budget, dei finanziamenti, dei fondi del CONI, eccetera, eccetera. Però poi i settori in cui intervenire, un corridore che ha delle radici forti lo individua meglio del politico dello sport, secondo me. Ma sì, il problema che credo li conosciate bene anche voi, gli equilibri politici all'interno di una federazione, all'interno del CONI, sono sempre molto complicati, no? Per cui non sappiamo nemmeno noi come poter agire, quale sia realmente il campo d'azione alla quale saresti proposto, o quale potrebbe essere il ruolo di chi e di cosa. Io credo di essere un personaggio estremamente scomodo, perché quando sei dici le cose che pensi negli ambienti che hanno un equilibrio molto labile come quello politico, probabilmente in qualche modo non c'è l'idea di accettare come dire, uno sgarbi della situazione. Non è che è così semplice poterlo gestire, no? Io non dico di essere sgarbi, però nello stesso tempo, quando devo dire la mia, la dico come è venuto fuori da quest'idea, no? Di creare una piattaforma per poter aiutare. Ma detto fra te e me, Enzo, non doveva venire da me quest'idea, avrebbero dovuto averla altri. Se ci pensiamo bene, ho quasi fatto un favore a tirarla fuori questa cosa, non aver fatto niente da un punto di vista sociale. Probabilmente ognuno di noi è preoccupato dei propri parenti, della propria città, del proprio posto, del proprio lavoro, del proprio futuro e della propria famiglia. Ma al di là di tutto questo, noi veniamo dal ciclismo. Il ciclismo è la nostra vita, è stato tutto per noi, per cui il fatto che nel mondo del ciclismo nessuno avesse detto nessuno aveva detto niente, zero, io vedevo i campioni, ma campioni con la C maiuscola, sui social che postavano le foto sugli allenamenti, sui prodotti che sponsorizzavano, sulle biciclette, su questo, quell'altro. Nessuno in quel momento aveva dato la parvenza di aver captato e capito quello che sta succedendo nel mondo, perché se tu mi posti una foto mentre ti alleni sui rulli, sulla terrazza, al sole, al mare, secondo me vuol dire che sei un grande professionista, ma non hai capito un cazzo.
quel momento lì tu non hai capito un cazzo cosa sta succedendo nel mondo e probabilmente non saresti stato uno di quei 17 che a Pieris è stato fermato dalla sassaiola e sarebbe ripartito per Trieste, capisci cosa voglio dire? Sei quello che si infilava nel campo e tornava a casa e finiva lì. Per cui in certi casi, secondo me, ci vogliono anche le palle e prendersi la responsabilità delle cose. Mi sembrava assurdo, tanto è vero, posso far altro che ringraziarli, quelli della Gazzetta dello Sport, come io gli ho buttato lì questa cosa, si sono un attimo fermati e hanno detto: cazzo Mario, grazie che ci hai informato e messo a conoscenza di una cosa che la nostra pressione in questo momento non ci faceva riflettere su questa posizione, perché ti puoi immaginare anche la Gazzetta dello Sport che danno avrà avuto da questo coronavirus. La gente non esce più, non compra più i giornali, tu lo sai perché fai questo lavoro. Immagino che le vendite siano crollate in modo devastante, per cui un gruppo che ha delle difficoltà, nonostante questo, nonostante la difficoltà di un Giro d'Italia che non si sa se si farà, con tutte le logistiche, tutti gli impegni e tutti gli equilibri in campo, hanno risposto immediatamente sì a questa cosa qui. Per cui è veramente, io devo dire grazie, ma non per me, per il ciclismo, perché il ciclismo in questo momento ha un modo per connotarsi all'interno di un sistema sociale che a mio avviso verrà in qualche modo riconosciuto ancora di più di quello che è a livello popolare. Ma questo è un momento in cui noi dobbiamo esserci, a mio avviso, io la penso così. Ma guarda, quando Lello mi ha detto che avrei avuto la possibilità di interagire con te, io mi ero preparato questa domanda, che era: ma dovevi muoverti tu per tirar fuori questa iniziativa, non poteva nascere. Però ascoltandoti prima, quando hai cominciato a correre tu hai fatto quell'elenco di campioni in mezzo ai quali ti muovevi, e poi tu fai lo stesso elenco oggi. Probabilmente a livello di palmarès siamo lì, ma il modo in cui incidono nel sociale, il modo in cui sono campioni in prima persona è completamente diverso. Cioè, il campione oggi in squadra conta il giusto, conta il momento in cui firma il contratto e in cui garantisce il risultato, ma non si è andato perdendo il discorso del campione che si cura i gregari, non hanno quasi mai voce in capitolo nei programmi perché dove li mandano vanno, è proprio mutata la figura, e forse questo spiega anche il perché non entrino più tanto nell'immaginario collettivo. Il ciclismo siamo un po' ai margini, no? Purtroppo. Io osservo, no? I ciclisti e guardo quello che sono i loro modi di comunicare, il loro modo di essere. E ogni tanto rifletto, dico: ma se i tempi nostri, no? Nel ciclismo del nostro periodo ci fossero stati i social, no? E Cipollini e Pantani la mattina prima della tappa del Giro si fossero fatti una diretta su Instagram mentre bevono il caffè su un bus, cosa avrebbero combinato? Fraselli, sì, erano delle puntate. Oppure, che ne so, magari dopo la tappa del Giro, lui con la maglia rosa e Cipollini che vince la tappa alla Ciclamino, mentre siamo dietro con quel pallone a cambiarci, facci dare un cellulare e fare la diretta Facebook in quel momento lì. Cosa che numeri avremmo fatto? Mostruoso. Ora io ti chiedo una cosa: noi non avevamo quel modo di comunicare, purtroppo, ma comunicavamo comunque noi stessi, perché quando Marco andava a parlare, se tu ascolti le sue interviste, Marco era, le sue parole erano intrinseche di significato. Non aveva mai niente di scontato, aveva sempre un messaggio che dovevi essere arguto per capire quello che voleva dirti, perché lui magari pensava qualcosa ma non te lo diceva, dovevi intuire la sua parte inconscia che usciva fuori su quello che stava dicendo. Come fa la gente a non innamorarsi di un uomo così? Ora io sono convinto che Froome, quando lo intervisti dopo il tour, gli hanno già fatto la domanda
anzi, la risposta gliel'ha già detta, l'ha detto stampa, di dire questo, questo, quell'altro. Non credo che Froome possa fare un post sui suoi social che non sia vidimato e osservato da qualcuno che fa parte del team Ineos. Per cui in realtà il pubblico che è dall'altra parte non è mai a contatto con la vera essenza dell'individuo. Magari Froome è 100.000 volte meglio di quello che riesce a trasferire tramite social, perché è tutto filtrato da un sistema organizzato da avvocati, da sponsor, perché Ineos è uno che ha un budget da 15 miliardi di sterline all'anno, per cui non deve scappare neanche una virgola che sia, come dire, incongruente a qualcosa che è socialmente giusto nella loro politica. E per cui noi siamo qua e troviamo un intercapedine che non ci fa respirare la vera essenza dell'individuo, del campione, non di lui. Voi venivate con BC Sport a farci delle interviste a casa, e BC Sport era la nostra Bibbia. Noi leggevamo BC Sport e entravi nella casa. Io mi ricordo da ragazzino, vedevo quando intervistavate Francesco Moser a Palù di Giovo, o quando Francesco Moser era con il Badile d'inverno che costruiva la nuova casa, e poi mollava il Badile e andava a fare un'ora e mezzo di fisso, perché poi ritornava e rifaceva il Badile o potava le vigne. Per cui in realtà avevi un'intimità col tuo idolo trasferita dall'intervista o da quello che leggevi, perché noi appassionati di ciclismo avevamo tutti i BC Sport e la nostra Bibbia era quella, ma lo conoscevamo molto meglio di quanto lo conosciamo oggi, anche se fa 100 dirette al giorno, perché sono 100 dirette gestite dallo sponsor, focalizzate su un brand, su un marchio, sulla bicicletta, sulle scarpe, sulle ruote. E con tutto questo corrimi dietro che non me ne frega, ieri De Zan mi ha chiesto di fare un video mentre pedalo. Io mi sono messo il telefonino facendo il selfie mentre pedalavo, cercando di coprire il marchio della bicicletta, perché non me ne fregava niente di far vedere che io faccio le biciclette. In questo momento non me ne frega assolutamente niente, la priorità è data a altro. Prima mi ha chiesto lui delle bici, non me ne frega di parlare delle biciclette. È una roba che non possiamo pensare che tra un mese la gente abbia voglia di comprare una bicicletta che costa 10.000 euro, quando c'è gente, come dice Raffaele, che gli devono portare la spesa a casa perché se no non riesce a dare mangiare ai figli. E questo in realtà servirebbe come insegnamento, no? Da parte di tanti e di tante cose, secondo me. Per dire il clima che c'era tra te e Marco, noi, la tappa delle lightweight era la tappa di Minido al Giro del 2003, e c'era Ilario, cui tu chiedesti di non fare le foto. Ilario arrivò in sala stampa e ci disse: non puoi capire che è successo sotto, si sono scambiati le ruote. Lo sapevamo prima, ma non avevamo le foto. Ecco, ti ringrazio, perché avevo sconnesso la tappa del Terminillo, pensa te. Però c'era questa complicità, questo accesso diretto ai campioni, che adesso si va un po' perdendo, perché ci sono tutti questi filtri, è inevitabile. E c'è una diffidenza che probabilmente deriva dall'avere tutte queste pressioni addosso e dal fatto che c'è un giro di media attorno al ciclismo che si è decuplicato negli ultimi anni tra i vari siti. Io non sono d'accordo, sono arrivati nel ciclismo culture differenti e non hanno, secondo me, all'interno della loro storia la cultura del ciclismo. Non hanno capito che se vogliono fare il bus del calcio, è finita. Il ciclismo ha bisogno di avere il bus lì davanti, e quando Cipollini e Pantani scendono si mettono lì a sedere sul gradino dello scalino del bus e fanno un'ora di autografi prima di andare in albergo. Ora non esiste questa roba qua, scappano, non li vedi neanche, sono delle star, però sono delle star che in realtà non sono riconosciute dalla gente, a mio avviso. Io sono convinto che se domani andiamo a passeggio per uno dei centri più importanti, io e Francesco Moser ci riconoscono tutti.
se vanno Nibali e Viviani, non so se li riconoscono tutti. È vero, è vero. Io guardo su questa proprio cosa, io dico, secondo me il problema è la comunicazione, perché la comunicazione è quella che è cambiata negli ultimi anni proprio grazie ai social, grazie a internet. Ecco, il fatto proprio che anche gli stessi corridori, quando salgono nel pullman, scusa, vedi a volte le foto dai siti delle squadre, tu li vedi tutti col telefonino, oppure le dirette che fanno. A volte io seguo dei corridori sulle pagine loro che quando fanno le dirette durante il Giro d'Italia, durante il tour, dopo le tappe, che stanno nel pullman che vanno verso l'albergo, tu vedi che sono tutti, ognuno col suo telefonino, col suo auricolare wifi, tutti presi. Cioè, noi una volta magari si parlava anche di quello che era successo in gara, cioè si comunicava. Oggigiorno la comunicazione è cambiata totalmente ed è chiusa, secondo me non arriva al pubblico, si sta troppo emarginando il pubblico da quello che è il contatto del professionista con il pubblico, perché poi il ciclismo è l'unico sport che permette il contatto con l'atleta. E allora a questo punto qua, non lo so, la soluzione forse potrebbe essere di mettere un tipo di gara con tanto di recinzione come fanno al Carnevale di Viareggio, dove devi pagare 25 euro per entrare. Ecco, secondo me allora bisogna fare quel tipo di gare per risolvere, anche aumentare un po' l'ingresso di soldi per il ciclismo con il biglietto, perché se vogliono riescono a volte anche a fare delle kermesse, circuiti. Il Carnevale di Viareggio lo blindano e lì non entra nessuno se non paghi il biglietto. Ma non di là il ciclismo sicuramente richiede dei chilometri di percorso più grandi, però potrebbe essere magari una soluzione fare dei settori con tanto di biglietto. Ma guardi, di soluzioni ce ne sono, ce ne possono essere tante. Io sono contrario all'idea di far pagare il pubblico nel ciclismo, perché noi siamo nati come dire, poveri come chi ci viene a vedere. Se pensiamo che la tradizione ciclistica è una tradizione pressoché contadina, i grandi campioni venivano quasi tutti dalla campagna e sono quelli che hanno fatto la storia. Poi magari in questo momento socialmente potrebbe essere anche, come dire, accettata questa cosa, ma io non te lo so dire e non sono in grado di esprimere quale potrebbe essere la soluzione. Con i piedi. No. Per dirti, ho un'immaginazione che questa possibilità di attingere a tutto in realtà abbia creato il disinteresse per tutto. E ti faccio un'ipotesi: Fausto Coppi è diventato qualcosa di emblematico, quasi etereo, no? L'immagine di Fausto Coppi, di quel ciclismo, era raccontata alla radio. Tu non lo vedevi, lo raccontava la radio. E per cui nell'immaginario collettivo tu immaginavi quest'uomo che faceva cose straordinarie, che faceva delle azioni storiche, e i paesi interi con l'orecchio teso a chi aveva una radiolina, e non tu, perché non tutti se lo potevano permettere di avere la radio, facevano chilometri a piedi per andare a ascoltare le gesta di Fausto Coppi. Tu adesso in realtà ti colleghi alla televisione, che hai lo schermo 4K, leggi anche il marchio del ciuccino che mangia o che beve in quel momento, quando invece vai a vedere le immagini di Francesco Moser che vince la Parigi-Roubaix, fai fatica a leggere Sanson sulla maglia. Era difficoltoso leggere Sanson perché erano talmente sgranate la regia internazionale, poi andava via, e per cui era più grande quello rispetto a questo, secondo me. E per cui tutta questa accessibilità ha tolto dell'interesse.
i grandi piloti. Allora, tu immaginati la Formula 1, tu se vuoi ora su Sky entri nella macchina di quello che sta guidando e guardi nel Gran Premio più importante l'azione di Hamilton, cosa fa col dito, cosa fa. In quel momento tu distruggi il personaggio, perché non c'è più interesse di sapere chi è Hamilton, cosa fa, perché gli vedo anche le mani nel naso quando le usa. Per cui è lì, è accessibile, è mio e non mi interessa più. Sì, ma tu immagina quanto è cambiato anche il nostro ruolo, no? Io da lettore di BC Sport prima e da inviato poi aspettavo di fare il numero di maggio, che era quello in cui si stava 20 giorni in Belgio e si facevano vedere le foto dei corridori nel giardino dell'hotel, al ristorante, a tutto quello. Adesso con i social, noi uscivamo ovviamente una settimana dopo la Liegi, grosso modo, quindi alla fine del ciclo. Adesso con i social hanno già visto tutto, ma hanno visto ma non gli è rimasto, perché la storia su Instagram dura un'ora, poi è finita lì. E certo. E quindi anche andare a cercare la novità è diventato un po' perverso come gioco. Ma io credo che venga anche snaturata in parte l'anima dell'inglese, che sinceramente io potevo farne uno, ma tutti i giorni quando devo uscire di casa per un allenamento, che sono concentrato su quello che devo fare, non è che mi andrebbe di farmi vedere o di comunicare o di parlare di qualcosa. I social servono a chi non è nessuno per diventare qualcuno, ma se io sono qualcuno non ho bisogno di social. I social hanno creato degli individui che erano a noi sconosciuti e non credo che un campione abbia bisogno del social, non avrei voglia di esprimere la mia casa, la mia famiglia, i miei figli, come mangio, come bevo, come dormo, dove cazzo sono. Da atleta non l'avrei voluto fare. Volevo rimanere nel mio habitat, nel mio sistema, in modo più naturale possibile. Poi mi prendi quando esco. Per cui è tutto un concetto, un discorso di personalità. Io credo che ora sarebbe quasi più importante non esserci sui social. Sarebbe più di moda e più figo non esserci e non comunicare se non con io fossi Nibali, fossi questo e quell'altro, chiuderei tutto, direi ok, faccio un accordo con BC Sport e comunico solo con BC Sport o con la Gazzetta dello Sport. E tanto che cazzo me ne frega se mi guardano 45 stronzi che non sanno neanche cos'è il ciclismo. Quelli appassionati di ciclismo lo sanno dove trovarmi, mi vengono a vedere al giro, al turno, mi cambia assolutamente niente. Tanto avere 100.000 o 10 milioni, cosa cambia l'utilità dell'individuo? Fa lavorare quelli che non avrebbero un lavoro, no? Il valore viene dato a chi non è nessuno, perché abbiamo visto l'altro giorno una ragazza è morta per avere il culo più bello, per avere più followers, perché è una che quando hai un culo stupendo. Per cui sono concetti. Io credo di essere il più giovane del vecchio ciclismo, ok? Mi definisco tale, nel senso che conosco forse più di Moser e di Saronni questi social, però non li vivo come i giovani, ma li vivo più come li vive Francesco, ecco. Capite cosa voglio dirti? Sì, diciamo che a te è mancato proprio lo scattino successivo, perché tra i tuoi body colorati, le divise e tutto il resto saresti diventato un influencer assoluto. Diciamo che se Ma fossi venuto 10 anni dopo. assolutamente, ma guarda, va benissimo così. Io sono veramente felice del mio ciclismo, della mia storia ciclistica e non vorrei vivere questa qua. Se ho la possibilità di sceglierle, no? Ma ho preferito la mia e credo di essere veramente fortunato, dico veramente, nel pensare che noi andavamo alle partenze della squadra, delle corse. Io sono passato nell'89. Sono arrivato in Sicilia e noi della Deltonga avevamo le Citroen CX, che era una macchina fantastica per quel tempo là, c'era sia la berlina che la familiare. E noi ci cambiavamo all'interno dell'ammiraglia, ok? E poi ci spogliavamo all'interno dell'ammiraglia per uscire poi dopo la gara ad andare in albergo. E noi eravamo nei parcheggi più nascosti perché quasi tutti dopo la gara eravamo col culo fuori perché
il corridore si spogliava per togliersi il pantaloncino e mettersi la calzamaglia per andare fuori. E mi è capitato che dicevo, ma perché devo fare? Mi è capitato di trovare al Giro di Sicilia delle persone che mi chiedevano: ma scusa, vuoi entrare in casa? Vuoi cambiarti in casa? C'è il bagno, ti vuoi fare la doccia? Stiamo parlando dell'89, per cui persone a Biancavilla o in altri posti che mi ricordo bene, ok, che ti davano la possibilità di entrare in casa per farti la doccia. Tu immaginati un po' che relazione c'era con la gente in quel ciclismo là. Ora c'hanno dei pullman super accessoriati con le luci, con l'idromassaggio, con i cazzi e mazzi, ma se li guardi in bicicletta sono brutti. Ma brutti, cazzo. Tra le posizioni non hanno più nemmeno la lontananza di mostrarsi atleti, non hanno più un muscolo, non hanno una coscia, non hanno un gluteo. Se guardi Merckx, se guardi Moser, se guardi noi, sembrano dei vichinghi. Sembrano dei lottatori, cavolo, degli uomini, dei superuomini. Ora guardi, i ciclisti sono tutti sembrano malati. C'hanno quelle braccina che se cadono si spaccano le ossa come fossero di cartapesta. E io sono contento di quel ciclismo là e di avere avuto quel ciclismo lì. Anzi, sarei voluto nascere ancora nel ciclismo precedente. Ho voluto far ciclista negli anni 70, cavolo. Mi sarebbe piaciuto ancora di più. Io, caro Raffaele, ci si svegliava la mattina alle 5 a mangiare il riso e la bistecca prima della Sanremo, sai? Alle 5 eravamo a Leonardo da Vinci a Cormano, che tu non, sicuramente forse non ci sei neanche mai stato. Eravamo tutti lì fuori, diluviava. Prima Milano-Sanremo veniva giù un'acqua che tu non hai un'idea. Alle 5 un buio pesto, se guarda fuori pesto, giù un chilo di riso, una bistecca e a mangiare. E poi ci portarono da Cormano, si fecero viale Buenos Aires, si arrivò vicino a San Babila, cavolo, ora è la moda. Noi c'eravamo alle 6:30 che diluviava per andare a fianco del Duomo e fare la partenza della prima Sanremo con la mantellina in PVC, quella trasparente che potrebbe sembrare un giubbotto antiproiettile ora, 300 km con la mantellina. Prima della partenza avevamo già l'acqua che ci entrava da dentro il collo, da qui, e ti usciva dal buco del culo, e noi ancora dovevamo partire. Quello era il ciclismo nostro. Quello di questi qua con Gore-Tex, con i copriscarpe che sembrano quelli di che cavolo ne so, dei supereroi. Fanno le cronometro, vedo Quintana con i copriscarpe fino al sottoginocchio. Mi verrebbe voglia di dargli un calcio nel culo quando vedo quelle cose lì. Idea. Vabbè, dai, ragazzi, vi lascio alla vostra famiglia, alla vostra Pasquetta e mandate qualcosa a Zelig che la fanno vedere, Poi le rielaboriamo queste parti, perché queste, guarda, sono spettacolari, eh. Questo è uno show, secondo me, Cipollini show anche alcune parti. Fammi raccontare un aneddoto al volo su Mario alla Roubaix, che prima gli hai chiesto della Roubaix, e lui era uno perfezionista. Un anno era la Saeco, aveva la bici Pinarello, se non erro, e avevi deciso di fare la Roubaix con una bici Pinarello gialla con i tubi a sezione alare, che erano adatti per la cronometro. E io mi ricordo il sopralluogo sul pavé, noi con la macchina di bicisport dietro Mario e Archetti, era il meccanico. E tu che lo tiravi matto perché il movimento centrale fletteva e quello ti diceva: ma con questi tubi è normale che flette. E andò avanti una mattinata di follia così. Eh sì, eh. E allora eravamo innovatori alla scoperta in qualche modo, no? In modo empirico, ma abbiamo cambiato lì il ciclismo, le biciclette. E allora, prima di salutare Mario, voglio fare anche io un ricordo con Mario, riferendomi poi al discorso dei social ai tempi nostri, no? Perché se ci fossero stati i social, le dirette, allora una volta, tappa del Giro d'Italia, un certo Elio Aggiano che tutti conosciamo, Mario gli abbassa il pantaloncino in gara
e lo fa pedalare, dice no, vai così, e lo fece pedalare col culo di fuori per non so quanti chilometri davanti al gruppo, al Giro d'Italia. Pensa a fare una diretta all'interno della tappa. Un anno al Giro d'Italia, mi ricordo, eravamo tutti in fila indiana, a un certo punto vedo sulla destra, su un marciapiede, una figa con i tacchi alti, sta minigonna, sto bel, io misi la freccia, mi fermai, gli feci scrivere il numero sul guantino e poi la sera la chiamai, la invitammo a cena, venne la sera a cena in albergo. Dico, ma chi l'avrebbe mai fatta una cosa del genere? Ti rendi conto? No, beh, ci sarebbe, guarda, ti rinnovo l'invito di Enzo, ci sarebbe da scrivere un libro su Mario Scipione. Sì, sì, assolutamente sì, credo di sì, tutte le vicende. Poi ho avuto delle avventure a Cuba nell'86 con la nazionale, ci sono stato invitato da juniores nella nazionale dilettanti dove conobbi Scirea, di lì andammo a Cuba con Gregori, ho fatto il giro i giochi del Mediterraneo alla Latakia, sono rimasto da solo il giorno che siamo andati a fare il sopralluogo, perché mi venne una dissenteria, mi fermai, loro andarono avanti e poi rimasi da solo. A un certo punto mi raggiunsero due beduini su un motorino e io c'avevo l'auricolare, c'avevo frequenzimetro, dissi questi qui mi vogliono rubare o mi ammazzano, per cui a un certo punto mi accorsi che da dietro arrivava un camioncino carico stracarico di pecore e questi due che mi stettero a fianco, sai, con quel cappello, con quel turbante chiuso, e mi guardavano, no? Dico, ora quando mi saltano addosso questi due qui, quando passò il camioncino delle pecore nella scia, cosa ha fatto? Ha scollegato? Secondo me si è scaricata la batteria, secondo me. È andato via. Mo vediamo che è succede. È andato nel camioncino delle pecore, è andato via. Tra l'altro ci sta Tasi, che poi lo chiamo con calma dopo, e dice mi fate morire. Ma con Tasi poi ci sarebbe da raccontare un bel po'. Poi lo chiamo dopo a Tasi. Andrea, preparati che poi dopo ti chiamo più tardi, che poi con Tafi, il periodo che ero lì in Versilia, spesso lui veniva là, e lui poi è un ex di Gianni Savio, tutte le volte che mi vedeva, allora mi chiedeva sempre di Gianni, come si comportava, quindi un bel compagno di allenamento nella sua fase finale della carriera. Ma vediamo, chissà che se Mario farà qualche tentativo, non credo, ma vediamo un attimo, voglio... Secondo me è esaurito la batteria. Aspetta un attimo che gli mando un messaggio. Vai. Enzo, allora, continuiamo con te come l'avevamo in scaletta. Cioè, tu sei... colui che conosce meglio di tutti il ciclismo, secondo me, perché sono già, credo, più di 30 anni o 30 precisi, non lo so di preciso, però io mi ricordo 29. Di te, ecco, mi ricordo di te quando ero già dilettante, che ti vedevamo apparire nelle gare importanti a fare le interviste, quindi tu un po', in un certo modo, ci hai visto anche un po' crescere, secondo me ci conosci anche dal punto di vista caratteriale un po' tutti, e poi devo dire che tu poi sei uno di quelli che c'ha tanta memoria, perché io poi ti seguo quando scrivi, giornale, tutto, ma tu ti ricordi un po' tutto di tutti, vero o no? È la vecchiaia, Lello, sì, comunque è vero. Noi ci siamo conosciuti, secondo me, nel 98, che tu eri alla Sintofarm, se non dico una fesseria. Sì. Sempre. Io credo che conoscere i corridori da quando sono dilettanti o anche prima sia un po' il segreto poi per raccontarli meglio dopo, perché sai, quando uno poi vince la grande corsa sono tutti buoni andargli sotto e a pretendere
il racconto esclusivo, però se tu l'hai conosciuto da prima, si è creato un rapporto che ti permette di intanto di conoscere meglio la persona di cui vai a scrivere, poi di avere qualche porta aperta in più nel momento in cui gli chiedi di raccontarti qualcosa. Poi la memoria deriva dal fatto che io mi sono sempre ritenuto un privilegiato a poter frequentare il mondo delle corse. Prima ero un tifoso, poi sono un appassionato, poi sono diventato giornalista, per cui vivendole in prima persona è difficile che ricordi, chiaro, non puoi ricordarle tutte, ma i momenti salienti anno per anno ce l'hai scolpiti addosso. Ascolta, io con te comunque vorrei comunque, oltre a parlare di ciclismo, perché poi faremo delle domande e qualcuna poi ce l'ho anch'io da farti, però io ti vorrei proprio conoscere un pochino anche la tua storia, perché noi tutti appassionati comunque abbiamo di riferimento il tuo giornale che è il Bici Sport, e poi se non mi sbaglio tu scrivi anche sul cicloturismo, no? Che è collegato al vostro giornale. Ecco, tu nel tuo trascorso andavi in bici, com'è nata questa passione? Perché io poi ho visto che giustamente mi sono anche un po' informato, perché ti conoscevo, però non, mai poi, non sono mai andato a capire come mai poi questa passione. Che tu tra l'altro hai fatto ingegneria, non hai fatto nemmeno un trascorso iniziale, no, per questo. Io ho corso poco e male da allievo, poco e male in mountain bike, e a quel punto si è capito che non sarei mai diventato un corridore. Però leggevo Bici Sport, io leggevo Bici Sport da quando avevo... Ma io credo forse il primo anno in cui ci ho messo mano a Bici Sport fu proprio quando Moser vinse il Giro d'Italia nel 84, giù di lì. Scusami un attimo, a proposito di questo qua, colgo l'occasione per dirti, ma la locandina ti è piaciuta? Bellissima, non so dove hai trovato la foto perché non te l'ho mandata io. Allora, io ti voglio dire, queste locandine me le sta preparando mio caro amico, ex compagno di squadra alla SIC, Vittorio De Lucia, non so se tu te lo ricordi come nome. E praticamente lui adesso si occupa di grafica e c'è anche una tipografia, e infatti è lui che mi sta curando le locandine. Sto ricevendo complimenti da tantissime persone, infatti lo voglio salutare che è collegato e ci sta seguendo. E gli battiamo le mani. Quella locandina, la foto di quella locandina tra l'altro c'ha una storia strepitosa. Marco venne in redazione nell'inverno tra il 95 e il 96, era stato invitato con Maurizio Costanzo Show, e arrivò da Cesenatico guidando lui la macchina nonostante ci avesse ancora le stampelle e la gamba rotta, e venne in redazione e ci aveva chiesto di poter avere stampate tutte le foto che avesse scelto, per cui si guardò tutte le sue foto nel nostro archivio di diapositive, e in cambio come contropartita ci diede 2 chili di piadina surgelata che aveva portato dal chiosco della mamma. E quella, la foto, e in quel momento lui sta guardando le sue foto e le sta scegliendo, poi gliele stampammo noi. E quindi niente, io leggevo questa rivista, e nel periodo in cui stavo facendo il militare mi annoiavo un po' troppo, scrissi una lettera proponendomi proprio di scrivere itinerari cicloturistici all'inizio. Io il mondo delle corse lo seguivo, ma non avevo mai pensato di essere all'altezza di frequentarlo. E caso volle che era appena andato via un collega, e mi presero per un periodo di prova che poi è diventato resto della mia vita, perché avevo 23 anni, adesso sono 51, è passato qualche tempo. E ascolta, come arrivi al giornale Bici Sport? Con una lettera al direttore in cui gli dicevo Sergio Neri, corsi che stavo facendo, Sergio Neri, che mi piaceva scrivere. La prima risposta fu no, non c'era posto. Io chiesi ancora, la seconda risposta fu no, la terza risposta fu perché non viene a Roma a conoscermi? Per cui io ad aprile del 91 andai a Roma e conobbi Sergio Neri. Poi, come ti dicevo prima, la botta di fortuna fu che tra il 91 e il 92 andò via un giornalista di Bici Sport, e questi dal silenzio più assoluto, dal nulla, mi chiamarono e mi proposero un periodo di prova di un mese. Prima ancora che andassi, il mese erano diventati 3, e quando arrivai a Roma a gennaio del 92 mi dissero sì, vabbè, però 3 mesi non si capisce niente, ti sta bene fare un anno? Da lì mi stava bene. Certo, questa cosa a casa provocò un bel terremoto, proprio perché mio padre aveva un'impresa in cui immaginava che io gli sarei subentrato, e quello significava chiudere definitivamente la porta. Per cui io andai via di casa partendo per Roma sentendomi dire che da loro, dai miei genitori, non avrei avuto un soldo.
per fortuna a Roma c'era mia zia, mi ospitò lei i primi tempi. E poi venni a sapere di straforo che tutte le volte che usciva a Bicisport mio padre lo comprava, andava dal barbiere e faceva vedere il giornale su cui scriveva il figlio, però a me non l'ha mai detto. E sono quelle cose tra padre e figlio, dai, che si capiscono. Quindi è una cosa che ti inorgoglisce, poi comunque magari sono anche le forme caratteriali, però poi i rapporti tra padre e figlio, dai, sono indelebili, sono forti. Ti chiede una persona che conosco, Salvatore Barone, parlaci del nostro Iliano ciclista, ovviamente in breve, ecco, un'opinione tua. Devo dire un momento, Iliano ciclista io me lo ricordo appunto nel 98, e poi ricordi, nel 98 mi parlava di te Rosario Fina, che credo fosse il tuo direttore sportivo ai tempi, e sì, c'eravate tu e Luongo, credo, sì, fosse. Bravo. E poi mi ricordo bene al team Caspini, quando parlavo di te con Daniele Tortoli e con Gini, e loro dicevano: questo qui è uno che deve passare a tutti i costi, perché andrà meglio da professionista che da dilettante. E io mi ricordo che eri l'anima della festa in squadra, comunque eri uno che andava sempre in fuga, eri velocino, andavi forte in salita, non sei stato una meteora, anzi io mi ricordo veramente con gusto quando vincesti la maglia dell'Intergiro, perché eri proprio lì, eri contento, lì c'avevi una bella faccia contenta, come se avessi raggiunto una parte del tuo sogno di ragazzo di diventare corridore, no? Eh sì, perché poi che tu ben ricordi da dilettante, stando poi sempre in grosse squadre, sono sempre stato presente in nazionale, negli ordini d'arrivo delle migliori classiche, Castiglione Fibocchi, Mercatalt, sempre con Basso, Paolini, sempre, comunque eravamo sempre là, però non ero molto vincente come per esempio loro. Quindi diciamo che forse il modo di correre dilettanti un po' mi penalizzava rispetto a quello che poi è stato il professionismo, anche se nel professionismo avrei, la cosa che mi è mancata, il passaggio in un grosso team dove magari si sarebbe voluto gestire un po' diversamente tutta l'attività, però va bene così comunque alla fine. Enzo, io a parte sapere un po' di te, so che tu hai avuto rapporti non solo come giornalista, ma anche un po' più intimi con tanti corridori, no? Tu hai scritto anche un libro su Pantani. Ecco, io in primis, perché poi è una domanda importante e bella da ascoltare, ci dai una, regalaci un'emozione, cioè nel senso raccontaci proprio quello che hai vissuto un po' con Pantani, che tu l'hai seguito, se non sbaglio, dal Giro d'Italia dilettanti, quando lui era ancora dilettante, se non sbaglio errato, e poi l'hai seguito per tutta la carriera e c'era una certa confidenza. Intanto mi scuso perché sono più bravo sicuramente a scrivere che a parlare, quando parlo mi impappino di solito. Io Marco l'ho conosciuto, sì, nel 92, mi ricordo la prima volta che ci ho parlato, fu a Piazza Bra a Verona, era indietro in classifica, c'era l'arrivo in salita, non era in salita l'arrivo, ma prima c'era il passo di San Lugano a Cavalese. Io andai da questo qui, che sapevo chi fosse, perché due anni prima era arrivato terzo, l'anno prima era arrivato secondo, gli andai a chiedere, mi presentai e poi gli chiesi se avrebbe combinato qualcosa. E lui, con la solita espressione che faceva sempre lui, fece schioccare le labbra e alzò il mento. Quello significava, e ha sempre significato, che avrebbe provato a fare qualcosa. E infatti quel giorno attaccò sul passo San Lugano e vinse la tappa, e il giorno dopo ci fu il famoso tappone a Pian di Pezzè in cui vinse il giro. E io quella sera mi piantonai nel suo albergo ad Alleghe, e lì veramente parlammo bene per la prima volta, e io scoprì che io ero curioso di sapere di lui, perché ovviamente stava vincendo il Giro d'Italia dilettanti, era un po' un predestinato, tra l'altro romagnolo come Romagnolo e Sergio Neri, che è di Rimini, quindi ogni volta che sente parlare di un romagnolo bisogna raccontarlo in tutte le maniere possibili. Io ero curioso di sentire lui era curioso di sapere di me, per cui scoprì che alla fine tanto aveva parlato lui di se stesso quanto io avevo parlato di me, e forse questo, unito al fatto che ci toglievamo un anno soltanto, perché io sono della fine del 68, lui è di gennaio del 70, ci toglievamo un anno e una quindicina di giorni. Nel corso degli anni si può dire che siamo quasi cresciuti insieme nel ciclismo. Io come giornalista, venendo inviato a corse sempre un po' più importanti, e lui diventando quello che è diventato. Io non mi posso scordare che quando Marco fece l'impresa di Aprica al giro del 94, dopo l'arrivo, mentre fuori dal suo albergo c'erano tutti i grandi inviati dei grandi giornali, e io ero piccolo piccolo a confronto con loro,
Io fui l'unico che entrò nella stanza in cui lui stava facendo i massaggi con Pregnolato, ma perché mi invitò lui, perché mi aveva visto e perché c'era una storia che veniva da prima. Io ho legato alla storia di Marco, per fortuna non ci sono mai stato nei momenti brutti. Io penso che se fossi stato presente a Campiglio, non so che reazioni avrei avuto. Per fortuna non ero al giro quell'anno. Ho tanti piccoli flash per capire chi fosse Marco, i più anche al di fuori delle corse. Mi ricordo un anno, prima del Giro d'Italia del 95, forse? Del 95, quello in cui lui fu investito da una macchina prima della partenza. Il Giro arrivava a San Pellegrino in Alpe e noi gli chiedemmo di venire a provare quella salita per illustrarla sul giornale, ed era l'Alpe di San Benedetto dalle parti della Carfagnana. E io mi ricordo, era novembre, quindi lui era indietro di condizione, non si allenava non so da quanto, ci mettemmo a fare le sfide in salita tra lui in bici e noi con la macchina di Bici Sport. Io ti posso assicurare che in un tratto al 16% di pendenza, anche un po' ghiacciato perché era inverno, i primi 30 metri andava via lui. Poi la macchina riuscivi a lanciarla, che era un diesel bello pesante, mettevi la seconda e gli tornavi sotto, ma lui andava via di scatto secco ed era veramente portentoso in bicicletta. Stessa storia ai mondiali di Colombia, quello stesso anno. Lo prendevamo in giro perché c'era sta salita così ripida, lui era il favorito, purtroppo piove e non poté scattare come voleva, e lo prendevamo in giro affinché facesse questo strappo durissimo ogni volta con un rapporto più duro. Alla fine glielo facemmo fare col 53-12, ma lui ridendo andava su col 53-12. Cioè Marco era... Io forse l'ho scritto proprio nel libro con Tonina. A me è piaciuto molto il film di Billy Elliot, no? In cui c'è questo ragazzino che descrive cosa rappresenta per lui il ballare, e il bimbo dice: quando ballo io sono elettricità. E io credo che Marco sulla bicicletta fosse elettricità. Marco lo vedevi giù dalla bici, non era come diceva prima Cipollini, un gladiatore, un uomo grande e grosso, con i muscoli, anzi, senza capelli, magrolino, piccolo, con il suo stile, però certo non era uno spaccamontagli. Lo mettevi in bicicletta e diventava un dio irrefrenabile. Io non ho mai visto uno con la sua grinta, con la sua rabbia e con la sicurezza che sarebbe arrivato. Perché Marco, ci trovavamo in una trattoria a Poggio Berni, vicino Cesenatico, nell'inverno del 92, lui poi sarebbe passato, c'era Indurain che aveva vinto il giro, veniva da due tour, e lui disse: no, Indurain si può staccare, io penso di poterlo staccare. Dopo un anno e mezzo lui staccò Indurain. E Marco era quello che diceva: domani attacco, buttava la bandana e attaccava. Il motivo per cui probabilmente tutti lo aspettavano è perché quando c'era da attaccare, Marco attaccava e se ne andava. E io raramente gli ho sentito dire: domani attacco, e poi se ne stava a ruota perché non stava bene. Marco, anche quando non si sentiva al top, attaccava. Chi se lo scorda lo Zoncolan al giro del 2003? Aveva dei chili in più, veniva dall'inferno, bravo che c'eri. Eppure lui sulla salita più dura d'Europa, di cui avevamo parlato per mesi, ci provò e arrivò nei 10 comunque. A Cascata del Toce. Qualcuno più conosce Gabriele, che saluto. Marco era come Maradona del calcio, il Federer del tennis o il Jordan della pallacanestro. E concordo anche io, concordo su questa osservazione. Il livello è quello, ma non a caso Marco è stato uno degli ultimi, se non l'ultimo, a portare il ciclismo fuori dalla gabbietta del ciclismo. No? Parlavamo prima con Cipollini. Marco andava a Costanzo Show, ma andava anche a programmi di varietà leggera, cioè era diventato un personaggio talmente universale che se lo contendeva. Ti dico la stupidaggine del secolo. Quando Marco si tagliò i capelli e venne fuori come il tenente Kojak tutto pelato, i pelati presero subito coraggio e tutti si tagliarono i capelli a zero come a Pantani. Prima si vergognavano, dopo ne facevano quasi un vanto. La cosa brutta infatti è che tanti poi gli abbiano voltato le spalle e si siano dimenticati di quello che lui ha rappresentato per tanti anni nel ciclismo. La grossa amarezza è questa, cioè un ambiente che ti osanna, però poi se le cose vanno male si dimentica in fretta. A riguardo di questo, Enzo, da giornalista e poi nel caso specifico anche di Marco, no? Ti è mai capitato di dover scrivere un articolo anche magari contro l'atleta? E quanto ti è dispiaciuto, ecco, vivere il periodo buio di Marco? Diciamo, come l'hai sofferto anche tu, perché tu comunque alla fine avevi un rapporto che andava oltre il giornalismo. Quindi la prima domanda è: quanto hai sofferto da persona
essendo molto vicino a Marco, e se ti è capitato poi magari non solo con Marco, ma anche magari con altri atleti, dover scrivere qualcosa di spiacevole nell'articolo di giornale. Guarda, il periodo di Marco l'ho vissuto malissimo, ma forse proprio perché c'era un rapporto che andava oltre quello professionale. Io sono di quelli che si mangia le mani perché sono convinto che a me tanti dicono amico di Marco, secondo me amico è una parola impegnativa, mi piacerebbe esserlo stato, non devo essere io a dirlo, sicuramente si poteva fare di più per dargli una mano. E quindi la frustrazione deriva da questo, perché Marco fino a un certo punto poteva benissimo essere ancora coinvolto nel ciclismo senza, con problemi, ma non in maniera. Non, la situazione a lungo è stata rimediabile, poi dopo è precipitata. Articoli contro di lui? No, perché era chiaro che non fosse lui il problema. A parte, ti ho detto, io non c'ero a Madonna di Campiglio e non aver dovuto scrivere quel giorno è stata una grazia divina, secondo me. Era chiaro che non fosse lui il problema perché è abbastanza evidente che lui era un uomo solo contro 14 procure, lui era uno solo contro i principali giornali italiani che gli davano contro senza farsi domande. Cioè, Marco Pantani è stato l'unico per cui nessuno si è chiesto se quel controllo fosse poco attendibile o meno. Lui l'hanno condannato a morte dal momento stesso in cui c'è stato quel problema a Campiglio. E quindi è difficile fare un articolo contro di lui quando è palese che il ciclismo di quegli anni era fatto in un certo modo e che lui era solo contro il mondo. Allora, da questo punto di vista, scusami se ti interrompo un attimo, da professionista di quel periodo, anche subito, poi magari un po' con Marco e subito dopo Marco, potrei dire che ci sono tante falle nel sistema, ma tantissime. No, ma il discorso è semplice, cioè se tu hai quello che Tonina chiama la gallina dalle uova d'oro, perché non lo tuteli nel momento in cui ha un problema? Sarà la gallina dalle uova d'oro anche domani se tu gli dai una mano, invece lui l'hanno proprio buttato a mare rinunciando subito a quello che poteva dare. A me dispiace per il presidente Ceruti che è scomparso da poco, ma il comportamento della federazione nei confronti di Marco non fu esemplare. Io spero se ci fosse un atleta che oggi avesse lo stesso problema. Lo stesso Ivan Basso ha avuto molto più supporto quando ha avuto i suoi problemi di quello che ebbe Marco. E per fortuna, aggiungo, vorrei dire. Sì, ma infatti io ricordo benissimo anche il periodo di Ivan, che poi anche subito dopo l'abbiamo visto per rilanciarlo anche in TV, venne invitato alla Rai, venne fatto parlare, venne ascoltato, dove, cioè, ci fu Mia Colpa, ci fu un pochino una gestione che lo aiutò tantissimo alla fine. Con Marco sicuramente c'è stato qualche interesse un po' più grande, secondo me, che è andato ben oltre poi dell'aspetto umano, e lì ognuno, secondo me, ha guardato agli interessi personali, però colpendo alla fine un unico capro espiatorio, che poi alla fine uno alla fine deve pagare, e chissà perché è sempre quello più debole. E la vicenda ormai attraverso i giornali l'abbiamo saputa tutta, però ci sarebbe tanto da poter commentare e dire su questa vicenda, figurati, e a noi rimane solamente il dispiacere. Io ho avuto la fortuna di poterci correre insieme e le mie piccole emozioni e i miei piccoli ricordi li tengo. Anzi, posso ricordare, prima che passassi professionista, ancora prima, quando ero in compagnia atleti a Bologna nel 96, ricordo che già si parlava di Marco comunque con la Mercatone, però non l'avevo mai incontrato dal vivo. In un allenamento fuori Bologna, se non mi sbaglio, verso Imola, vedo passare l'ammiraglia della Mercatone con tutto il gruppo, ed era poco prima del Giro d'Italia. Rigiro, ho detto ora ci vado dietro e le inseguo. Comunque becco il gruppo Mercatone, mi ritrovo con loro, mi metto inizialmente prima dietro l'ammiraglia per non dare fastidio. Poi a un certo punto il direttore sportivo, non mi ricordo fosse all'epoca in ammiraglia, mi fece passare e dice vai vai accodati, e mi misi dietro al gruppo. Loro andavano in doppia fila, in coppia, e mi ricordo emozionato che cercavo Pantani nel gruppo, no? E
giustamente all'epoca magari ci fossero stati telefoni per poter fare un selfie, una fotografia, qualcosa come si fa adesso. Io invece mi misi dietro e osservavo, ovviamente non è che partecipavo all'allenamento in doppia fila, ma ero lì emozionatissimo. Mi ricordo che quel giorno dovetti rientrare in caserma col treno perché andai talmente lontano dalla caserma e io avevo fatto già circa 110 km e da Imola alla caserma a Bologna erano altri 27-28. Comunque mi ritrovai fuori zona, comunque completai l'allenamento con 200 km. Arrivai fuori orario in caserma e venni anche punito dal capitano perché rientro alle 1:30 e io arrivai alle 4:30 per seguire pantani di allenamento. Vedi, Marco era bello nel senso di bello dentro. Marco è uno che a scuola prendeva le parti dei più deboli, che al tour che stava vincendo si sedette per terra ed era disposto a rinunciarci. Ed era uno che con la bicicletta aveva questo rapporto d'amore fantastico, al di là dei ricordi di quando se la portava in casa e la lavava nella vasca da bagno per la disperazione della mamma. Io mi ricordo che proprio al giro del 2003, la sera dello Zoncolan, con Ilario Biondi, che ai tempi era il nostro fotografo, andammo nell'albergo della Mercatone 1, Scanavino si chiamava quell'anno, se non sbaglio, Sì. e gli chiedemmo se si poteva andare in camera per verificare se era vero che tenesse su la sua bicicletta gialla, ed era vero, la bicicletta gialla era in camera. E facemmo le solite foto che si fanno con un corridore quando ti fa vedere la bicicletta, per cui prendeva le misure, faceva tutto un po' di sceneggiata a uso della macchina fotografica, ma lo vedevi che c'aveva negli occhi quella scintilla d'amore per la bicicletta, che è quella che probabilmente aveva da ragazzino quando nonno Sotero gli comprò la prima bicicletta rossa. Marco è un peccato che non ci sia più. Marco forse oggi sarebbe stato uno di quelli che si sarebbe battuto per il movimento ciclistico italiano e grazie al quale forse anche il ciclismo in Italia sarebbe considerato un po' di più. Purtroppo ce l'hanno portato via. A me resta la ferita personale, ma mi rendo conto che un Pantani oggi nel ciclismo, coinvolto opportunamente con gli incarichi giusti, sarebbe stato un bel motore, ma perché proprio aveva portato il ciclismo fuori dalla sua nicchia. D'altronde lui come Mario, io credo che erano quelli più carismatici, non solo per le vittorie, ma soprattutto anche per il carattere, perché poi Marco ha avuto tanti incidenti, tanti stop, tanti periodi, diciamo, in cui ha dovuto mollare in piena attività anche periodi più di forma, perché secondo me avrebbe potuto comunque raccogliere molti più risultati. Però quello che ci ha regalato poi emozionava, al pubblico è sempre piaciuto l'attacco in salita, il fatto di andare fuori regole, no? Se, fuori programmazione, fuori tattica. Lui la corsa la inventava, non era un attendista, non c'era quella tattica come si vede oggi, no? Che c'è tutta una squadra a tirare. Lì Marco era capace anche magari di attaccare come in discesa alla Milano-Sanremo, sull'anticiparla, cioè era uno che regalava emozioni che poi facevano piacere al pubblico da casa. Io non so se tu al giro del 2000 eri in gruppo, adesso non mi ricordo bene, ma No, Milano. il giorno in cui Marco si mise a giocare con Casagrande sull'Isoard per lanciare Garzelli nella tappa di Brianson, e poi Garzo avrebbe vinto il giro, io che mi definisco un sentimentale, un bambacione, mettila come ti pare, avevo la lacrimuccia agli occhi, perché vedere Marco, che l'anno prima era stato fermato a Campiglio, che si era allenato solo 15 giorni per il Giro d'Italia, a fare quei numeri con quella bellissima maglia gialla sull'Isoard, fece proprio capire che non ce n'era per nessuno. Questo qui, se aveva voglia e modo e tempo e lo lasciavano allenarsi, era un'ira di Dio. Io credo che senza quello che è successo a Marco, Armstrong non rivinceva 7 Tour di fila, al di là del fatto di come è finita la storia, ma nel 99 Armstrong il Tour non lo vinceva contro quel Marco lì. Sì, ma anche perché poi ci stava anche magari l'anno che Armstrong era fortissimo, però Marco era uno che poi sarebbe messo sotto e sarebbe Certo. arrivato preparato al successivo, quindi non avrebbe mollato e sarebbe stata anche bella forse vedere questa sfida. Ascolta, Enzo, dopo Marco, un altro corridore, io ti voglio chiedere di un corridore, però per te un corridore che poi ti ha emozionato sia in bici e sia poi in un rapporto umano con cui tu hai avuto magari più intimità e confidenza.
Allora, io ho avuto un rapporto che è stato a lungo bello, poi si è interrotto bruscamente e abbiamo cominciato a messaggiarci da poco con Danilo Di Luca. Io, anche Danilo, l'ho incontrato nel 98, come nel 98 incontrai te, lui correva il Canevas. E l'ho seguito in tutto il suo percorso. Gli ho visto vincere la Liegi, l'ho visto vincere il Giro d'Italia. Cioè, questo è uno che ha un palmarès notevole. Rimasi male e mi incavolai quando lo mandarono a casa dal Mondiale nel 2007, l'ho vissuta tutta. Poi ho avuto questi due, chiamiamoli incidenti di percorso, queste due, chiamale come ti pare. E secondo me lì nella mia considerazione si è rotto qualcosa. Poi leggendo il libro devo dire che da una parte l'ho capito di più, dall'altra mi son venuti i nervi anche di più. Per cui ti dico, sono convinto che Danilo è stato uno delle teste più forti, più determinate, più killer, veramente il soprannome perfetto, che però forse alla fine questa testa così, questa ambizione così sfrenata gli si è ritorta contro come un boomerang. Credo che con lui avessi uno splendido rapporto, come vabbè, abbastanza scontato dire che chi mi ha emozionato molto è stato Vincenzo, non per tutto l'arco della carriera, che comunque è una carriera da primissimo della classe. Io credo che quelle che mi piace di Nibali sono le stoccate e i colpi di genio, la tappa di Sheffield con cui la seconda tappa del Tour che ha vinto, la Milano-Sanremo, la tappa del Pavé. Quelle cose che tu non ti aspetti da uno come Nibali, e lui le fa con la facilità dei campioni che poi ti guarda e dice: vabbè, ma che ho fatto? E questa è la grandezza, secondo me, del corridore. Un nome, Michele Scarponi. Beh, vabbè, e qui questo è un colpo basso. Michele intanto era un artigiano come me. E questo significava che ogni volta che muoveva il naso, che faceva qualcosa di positivo, partiva il messaggio al marchigiano, c'era proprio da fare. Io, al di là dei ricordi di quando era giovane, io Michele ce l'ho scolpito addosso per quello che ha fatto con noi, con me, in occasione della prima pedalata Noi con voi che si organizzò per le nostre terre colpite dal terremoto. Dopo ci arriviamo a questo evento, Enzo, dopo ne voglio parlare di questo evento. Volentieri, Michele fu il primo ad aderire, mentre tanti corridori dissero di sì e poi all'ultimo si inventarono che non potevano venire, Michele disse di sì da subito e venne. E io, se devo dirti, l'ultimo ricordo che ho di lui fu al Giro del Trentino, Tour of the Alps si chiamava, il mercoledì. Io andai a fare l'intervista con lui, feci mezz'ora di intervista, poi facevo un'altra mezz'ora parlando dell'edizione di Noi con voi, che sarebbe stata la seconda del 2017, e lui il sabato ebbe l'incidente 3 giorni dopo. E è qualcosa di cui non ti fai una ragione, non te la fai in genere, ma per uno come lui che era così vitale nei suoi sorrisi, nelle sue esplosioni di follia simpatica. Con questi due bambini, con la moglie, cioè è stato davvero non ho parlato credo per 2 giorni e anche adesso purtroppo ho conosciuto tanti corridori che non ci sono più, no? Abbiamo parlato di Marco, però per dirti Michele, Ballerini, Casartelli, gente che è brutto dire che uno non doveva morire perché poi ci tocca a tutti, ma ragazzi che sono scomparsi così quando proprio non te l'aspettavi ti lasciano addosso il gelo, purtroppo. E Michele è stato uno di questi, con la consapevolezza che porca miseria, l'incidente gli è successo proprio alla vigilia del Giro d'Italia in cui sarebbe tornato a fare il capitano. Io mi ricordo la sua tensione, la sua paura di quella sera quando diceva: sì, vabbè, ma se non ce la faccio, sì, vabbè. Però mentre si poneva questi 2000 dubbi, lo vedevi che negli occhi c'aveva la voglia di dire: mo te lo faccio vedere io se ce la faccio, se non ce la faccio. E lui sarebbe partito per l'Etna la sera del giorno in cui ha avuto l'incidente, perché lui comunque era un grandissimo professionista. Che gli devi dire? Michele è quello che si è fermato durante la tappa del Giro d'Italia ad aspettare Nibali e avrebbe vinto la tappa. Quando è che ho visto in televisione su Netflix il documentario sulla Movistar, c'è questa brutta scenata di Marc Soler che non vuole fermarsi per aspettare Landa che arriva da dietro, si mette in mezzo alla strada e alza il braccio mandando a quel paese il direttore sportivo. E parliamo di Marc Soler che non ha vinto pochino, un giovane promettente. Certo.
Michele era uno che aveva vinto un Giro d'Italia, si è fermato, ha aspettato Nibali e l'ha portato mano manina fino alla vittoria. Michele era un uomo con la V maiuscola. Ma infatti per questo io volevo ascoltare anche una tua testimonianza, perché poi Michele è stato un grande corridore, un grande uomo, e ho avuto anche io la fortuna di correrci insieme, stare in squadra con lui, e merita comunque di essere sempre ricordato quando si parla di ciclismo, perché è uno di quelli che ha segnato il ciclismo, rimarrà sempre presente. E su questa cosa qua mi voglio riallacciare su questo evento che tu hai fatto, Noi con Voi, che spero che magari quest'anno si riprenda al più presto, quando non so i programmi come sono slittati. Diciamo innanzitutto cos'è questo Noi con Voi, perché tutti gli appassionati che ci seguono, e sono veramente tanti, io spesso l'ho proposto e voglio dare già la garanzia di esserci appena si rifarà. Io sono di Ascoli Piceno, anche se vivo a Roma dal 92. Ascoli, tra l'agosto del 2016 e l'ottobre del 2016, è stata toccata dal terremoto del centro Italia, per cui tutti i paesi di montagna in cui io sono cresciuto, prima in bicicletta, poi a piedi andando in montagna, non ci sono più. Non c'è più Pescara del Tronto, non c'è più Arquata del Tronto, non c'è più Monte Gallo, anche se lo stanno ricostruendo, grazie al cielo. E quando ad agosto ci trovammo di fronte a questo cumulo di rovine, vedendo una foto di un pezzo di strada attorno alla Quattro del Tronto, venne l'idea che bisognava fare qualcosa. Ne parlai con un ragazzo che ha un negozio di bici ad Ascoli, Brian's Bike, lui si chiama Giulio Fazzini. Facciamo, ma cosa facciamo? Venne fuori l'idea di organizzare questa pedalata di 70 km, in cui i partecipanti contribuivano con 50 centesimi per ogni chilometro che percorrevano. Di conseguenza, 70 km c'era un contributo individuale, non la chiamerei iscrizione, perché poi in realtà non c'era formalmente un pacco gara, anche se poi gli omaggi sono arrivati, 35 euro a testa, con i quali sposare dei progetti legati alla ricostruzione attraverso lo sport in quelle zone. Primo partner in questa iniziativa fu l'ACPI, grazie a Cristian Salvato, l'Associazione Corridori Professionisti. E l'idea era che più professionisti, anche di un certo nome, venivano a pedalare con noi, più gli amatori avevano interesse a pedalare insieme a loro e più soldi raccoglievamo. Michele fu il primo ad aderire, un altro degli amici fissi Noi con Voi è Giovanni Visconti, che ringrazio per tutte le volte che è venuto, ma abbiamo avuto Bettiol, Formolo, Zanini, Marta Bastianelli. Adesso faccio sicuramente qualche torto a qualcuno, perché sono venuti veramente in tanti, è venuto Ferrigato il primo anno, sono venuti in tanti. E per cui il primo anno destinammo questi soldi al ripristino di tratti di strada. E dall'anno successivo siamo entrati un po' più sullo specifico, abbiamo fatto borse di studio per i ragazzi del liceo sportivo di Amatrice, abbiamo contribuito a ricostruire un centro sportivo. Quest'anno abbiamo rinnovato le borse di studio per Amatrice, e abbiamo comprato le tute e le scarpe da tennis per i bambini della scuola di Arquata del Tronto, materna, elementare e media. È una bella cosa, anche perché ti rendi conto che dal 2016 a oggi non è stato ricostruito un solo muro, quantomeno per quello che riguarda la parte pubblica della ricostruzione. E so che è triste dirlo, perché è triste dirlo, ma l'Italia è talmente traballante che nel momento in cui, per esempio, ci fu la sventura del ponte di Genova, si fermarono i lavori e gli stanziamenti per le zone del terremoto, e sicuramente adesso tutto quello che ci costerà a livello nazionale il coronavirus allontanerà ancora di più la ricostruzione là in mezzo. Nessuno ci pensa, ma c'è gente che vive in casette di legno di 30 metri quadri e lì dentro sta facendo la quarantena. E voglio Dio che non arrivino casi di contagio lassù, perché sennò davvero la situazione sarebbe disperata e disperante. Quest'anno l'idea era di farla il 18 ottobre, se la stagione fosse stata normale. Probabilmente avremo qualche problema di più, perché se è vero che i professionisti arriveranno a correre fino a novembre, o dovremo farla senza avere troppi corridori, sperando che nella stessa data non mettano qualche gran fondo, perché anche le gran fondo sono slittate tutte. Oppure valuteremo un po' la situazione, perché credo che a dicembre, essendo zone di montagna, si rischi di trovare la neve o comunque il freddo. Vediamo, penso che prenderemo una decisione per agosto, quando si capirà come sono messe le corse dei professionisti, le gran fondo e tutto il resto. L'idea è di non mollarli
perché se non ci pensiamo quelli che ce l'hanno un po' a cuore, perché non ci siamo solo noi, ci sono anche altre iniziative, là restano da soli e non ne vengono fuori. No, infatti secondo me bisogna magari anche pur, non so, limitando i chilometri, che magari si può fare in meno tempo, però bisogna rifarla, perché poi è l'unico modo per dare sostegno, coinvolgere un po' tutti e partecipare. Infatti mi piaceva ricordarla questa cosa, perché spesso io in primis e tanti altri, cioè si parla, però poi nei fatti bisogna essere concreti. A te ti aspettavo l'anno scorso, caro Lello? Mi ricordo che io mi ero anche quasi organizzata, però non mi ricordo l'intoppo così, però te lo prometto ufficialmente, tra l'altro alcuni già hanno, del mio team amatoriale già hanno detto che parteciperemo, quando si farà, l'importante è che non è nei mesi estivi, io ci sarò e porterò anche un po' di gente, come ho sempre fatto. Per esempio, una proposta interessante la fecero Bartoli e Petacchi, che sono sempre venuti anche loro. L'anno scorso non potevano fermarsi il giorno della pedalata, ma sono venuti giù ad Ascoli, e quindi dalla Toscana da casa loro a Ascoli è un bel pezzetto di strada soltanto per stare a cena con noi. Ed una delle ipotesi per quest'anno era anche fare una cena con i campioni, tipo cena di beneficenza, e se non si riuscisse a pedalare, magari noi con voi quest'anno potrebbe avere questa forma qui. Diciamo che le stiamo studiando, pensando tutte, ma finché non si sa cosa fa il ciclismo, effettivamente ancora non si sa nulla, c'è poco da progettare. Ma io tra l'altro non sono venuto, però io sono 2 anni che faccio sempre l'iscrizione, eh? Comunque la faccio sempre, lo faccio sempre, però voglio esserci, perché io quando mi muovo mi piace muovermi anche con la famiglia, e quei posti là è bello fare anche 2 o 3 giorni con la famiglia per andare un po' in giro a visitare, perché sono posti bellissimi. Ascolta, a parte ora la pedata noi con voi, questo argomento Pantani, Scarponi, come è cambiato secondo te il ciclismo negli ultimi 30 anni? Che evoluzione tu da giornalista hai notato? Quali sono i lati positivi? E più che altro mi interesserebbe sapere quelli negativi di oggi, perché prima anche con Mario abbiamo notato questo atteggiamento anche delle squadre, un po' del contatto col pubblico. Diciamo, io vedo più cose negative che positive, però da giornalista, tu che sei un po' molto più vicino ai corridori, al sistema, ci potresti dire la tua? Guarda, premesso che tutti gli ex che dicono era meglio ai miei tempi, di solito li guardavo con un po' di fastidio, no, però con qualche resistenza. In Colombia quest'anno ho incontrato Chiappucci, e con Chiappucci si è fatto tutto un discorso di questo tipo, che quando correvo io, che più o meno era il periodo di Mario, era meglio, eccetera, eccetera. Però andando a fare un po' un'analisi concreta della situazione, per quella che è la fruibilità da parte del pubblico, per quello che è l'accesso per noi giornalisti, per quello che è l'impatto stesso del ciclismo, bisogna dargli ragione. Sicuramente vedevo un po' di foto questi giorni in quarantena, c'è anche tempo di mettere in ordine un po' di archivi, un po' di cose. Il Tour del 95, c'era la ZG di Gianni Savio, c'era Cacaito Rodriguez. Oggi vedevo una foto su Facebook di Mauro Radaelli, che saluto, e Radaelli con la Bresciot faceva la Parigi-Roubaix. Cioè, era un ciclismo molto più aperto, c'era possibilità di partecipazione per un sacco di squadre e per un sacco di paesi. Il Pro Tour, che adesso si chiama World Tour, inizialmente in Italia è stato preso sotto gamba. Io mi ricordo nel 2004 che i vertici della Seco dissero: ma tanto, dicevano, per il ciclismo italiano ci sarà sempre posto. Forse l'Italia si è un po' mossa in ritardo su questo binario qua, e quando il Pro Tour è partito noi di fatto eravamo con 2 squadre. Diciamo che questo ciclismo che vuole un po' scimmiottare il mondo del calcio, della Formula 1, con questi bei van tutti chiusi, con le interviste filtrate, con tutto questo sistema che si è creato adesso, è volta un po' le spalle alle origini del ciclismo di cui parlava prima Mario. Questo è lampante, c'è poco da inventarsi. Io penso che il corridore nella sua bolla sia quasi contento che vada così. Alcuni corridori, non hai scocciature, non hai l'intervistatore tra i piedi, non hai il tifoso che ti viene a chiedere la borraccia mentre ti metti gli scarpini la mattina. Vivi, il corridore oggi vive veramente in una dimensione molto staccata dal contesto, no? Perché si può permettere di scendere dal pullman 5 minuti prima e ci rimonta subito dopo.
Io credo che perdere questo tipo di rapporto con la gente non vada a vantaggio del ciclismo, perché se poi dobbiamo fare i paragoni con gli altri sport di cui abbiamo detto prima, gli altri sono infinitamente più ricchi e smuovono interessi molto superiori. Se il ciclismo smuovesse gli interessi della Formula 1, probabilmente gli stessi campioni avrebbero un altro impatto. Quindi credo che il ciclismo di oggi sia super seguito dal punto di vista della preparazione. I corridori hanno veramente tutto, tutti possono esprimersi al meglio, molto più di un tempo in cui davvero soltanto i campioni avevano accesso alle biciclette migliori, alle preparazioni migliori. Però per contro è uno sport un po' troppo chiuso su se stesso, uno sport che si può addirittura immaginare di farlo a porte chiuse, con strade deserte, pur di farlo. Perché il tour che ha fatto correre la Parigi-Nizza a porte chiuse ha comunque degli interessi economici da cui le squadre sono però escluse. Tu prima dicevi i circuiti, secondo me la prima fonte di reddito cui dovrebbero accedere le società sono i diritti televisivi, perché si è sempre detto che l'investimento nel ciclismo è super redditizio perché hai ore e ore e ore di diretta televisiva, ma se queste ore e ore di diretta televisiva per le squadre non significano un introito, c'è qualcosa che non funziona. Per cui credo che il ciclismo sia una macchina perfetta per quello che riguarda la prestazione, ma si sia un po' troppo chiuso. Per cui viva gli anni 90 per questi versi qua, meno viva per altri discorsi, perché c'era più genuinità, secondo me. Sicuramente i diritti televisivi porterebbero un bel introito, soprattutto per i grossi eventi. Sappiamo che alcune squadre riescono a sostenere, diciamo, il loro sostegno di stipendi grazie alla partecipazione al Giro, perché con quelle partecipazioni, con l'invito o magari con la classifica che si vince la classica Coppa Italia, garantendosi la presenza al giro, gli sponsor aumentano il budget, quindi questa è una cosa fondamentale. Enzo, cicloturismo, giornale cicloturismo, il tuo punto di vista sul mondo amatoriale, perché nel mondo amatoriale, ecco, lì girano forse l'economia del ciclismo dal punto di vista commerciale. Ecco, secondo te anche il mondo amatoriale toglie qualcosa a quello che è l'investimento nei giovani, perché poi spesso vediamo delle grosse squadre, grosse sponsorizzazioni per gli amatori. Secondo te quanto è importante il sistema amatoriale, quanto spazio tolgono, se è vero, ai giovani? Perché c'è sempre questo collegamento tra i giovani, sponsor, mondo amatoriale. Io credo che intanto mi piace molto quello che fa Cassani con la sua Gran Fondo, in cui una percentuale delle iscrizioni le usa per la corsa juniores e per le squadre giovanili intorno. Io credo che il grosso problema del ciclismo amatoriale in rapporto a quello giovanile è che purtroppo abbiamo tanti padri che si sentono campioni e che non si sognano nemmeno per sbaglio di coinvolgere i figli nel ciclismo. Se tu vai a seguire una Gran Fondo e non lo fai da partecipante, ma lo fai da giornalista, da osservatore, tu vedi queste famigliole che aspettano il papà campione che arrivi al traguardo, in cui ci sono magari dei bambini di 10-11 anni che potrebbero benissimo correre, ma che vengono tenuti ai margini perché la Gran Fondo ha creato nei papà, questa o nelle mamme, questa sensazione di essere loro i protagonisti della storia, senza che poi nessuno di loro, comunque molti pochi di loro, portino i figli a fare attività. Certo, c'è anche il discorso degli sponsor. Parlavo, non mi ricordo con chi l'altro giorno, della singolarità del fatto che una grande azienda come Colnago preferisca sponsorizzare un amatore piuttosto che devolvere e destinare i suoi fondi ad altre attività di promozione. Evidentemente una forma di ritorno c'è. Evidentemente gli 11.000 che partono alla Nove Colli costituiscono comunque un indotto importante, ma questo non lo nega nessuno, la bicicletta è talmente diffusa, talmente popolare come strumento di salute e di benessere che viva Dio. Il problema è quando si creano le esasperazioni, che anzi ultimamente si sono state parecchio attenuate. Io mi ricordo i primi anni nel mondo delle Gran Fondo in cui i big si facevano seguire dalle ammiraglie e c'erano queste macchine impazzite in mezzo alle migliaia di persone che creavano non pochi problemi. Adesso vedi che tanti hanno cominciato a
a togliere la classifica generale e a mettere soltanto dei tratti cronometrati. Si sono resi un po' conto che si stava andando oltre il seminato. Sarebbe bello, proprio per ricaduta, che se tuo figlio vede che vai alle gran fondo e ti chiede di correre in bicicletta, tu facessi qualcosa per portarlo a correre in bicicletta, perché francamente di avere dei campioni di 50-60 anni tutto sommato se ne può fare a meno, e tutto sommato anche per loro vivere la bicicletta in maniera un po' più divertita e meno professionale sarebbe meglio. Io quando vedo uno della mia età che spende fior di soldi per comprarsi un SRM, da una parte dico evviva perché c'è il mercato, dall'altro dico ma che ci fai? Certo, e questo è anche una giusta osservazione. Tu nel tuo giornale avete mai dato rilievo, risalto agli amatori per qualche grosso evento, proprio al singolo, o avete raccontato magari l'evento? Il singolo una volta si raccontava, diciamo che il grande protagonista ci può essere. Io mi ricordo quando ho cominciato io c'era Giuliano Anderlini, che era il dentista di Bologna che vinceva tutte le Gran Fondo, c'era Daniele Bertozzi, qualcuno è capitato di raccontarlo. Diciamo che quello che si cerca di fare noi con cicloturismo è raccontare l'evento e raccontare le storie un po' più interessanti dei partecipanti, per cui non il vincitore, del vincitore forse si mette il nome in un riquadratino piccolo, però magari è molto più interessante raccontare la storia di un cicloturista di Ragusa che va a fare la Gran Fondo in Austria e racconti le peripezie che ha dovuto fare per arrivarci, ecco, la parte un po' più umana del corridore, perché comunque sono tutti corridori. Creare il personaggio perché vince il Gran Fondo, perché va forte, si è capito che non funziona e non serve al movimento, perché poi ti rendi conto che tante volte questi piccoli campioni, questi chiamali come ti pare, non è che abbiano le grandi simpatie da parte del pubblico dei gran fondisti, quindi a che lo servirebbe? Sì, là ne ho parlato proprio qualche diretta fa, che andrebbe un po' rivisto un po' il regolamento, secondo me. Enzo, ti faccio un'ultima domanda, perché voglio il tuo punto di vista sulla sicurezza stradale. Si sta facendo molto, stiamo facendo molto sia gli ex che i professionisti attuali, c'è proprio un comitato per spingere a rispettare il ciclista, il movimento del ciclismo, proprio a chi va in bicicletta. Purtroppo magari in alcune città, paesi, non so, non è pratico l'uso della bici, si registrano tanti incidenti. Cosa mi sai dire a riguardo, visto che segui in prima persona anche questo movimento? Allora, io penso, quando penso adesso alla sicurezza stradale, mi viene in mente quello che stiamo vivendo in questi giorni, no? Per cui c'è la disposizione di stare tutti dentro casa e poi però ti accorgi che ci sono quelli che scappano di notte per andare nella seconda casa. Allora, il ciclista sa benissimo che su strada deve stare a destra, deve stare al massimo in fila per due, non oltre, tutto il resto. Poi però ti trovi con i grupponi che se ne infischiano di queste direttive e fanno imbestialire gli automobilisti. Purtroppo siamo l'anello debole della catena e purtroppo viviamo in una società che ha fatto della velocità e della poca pazienza e della poca cultura, in una certa accezione della cultura, i suoi fondamenti. L'automobilista che viaggia nel SUV con i finestrini tirati su, l'aria condizionata e la musica a palla, non si rende minimamente conto di quella che è la sua violenza nel momento in cui supera un ciclista. Lo spostamento d'aria, la paura, questa sagoma che ti incombe. Bisognerebbe che tutti capissero che la strada è di tutti quelli che vogliono rispettare le regole. Io vedo che tanti ridono della campagna a un metro e mezzo. A me sembra che sia stupido riderne. Non perché ci sarà mai qualcuno che misurerà il metro e mezzo. È come quando nei centri urbani mettono il limite dei 30 all'ora. Nessuno va a 30 all'ora. Però tu devi sapere che in quel tratto lì devi rallentare in modo significativo. Se io ti metto un cartello un metro e mezzo è perché tu devi capire che lì passano i ciclisti e gli devi girare alla larga. Se dall'altra parte viene una macchina, io sono stato buttato giù l'anno scorso perché uno doveva superarmi a tutti i costi nonostante di là venisse una macchina. Ma se di là viene una macchina, fai conto di avere davanti un trattore e non superi. Quando l'altra macchina è passata, tu superi. Purtroppo c'è la sensazione che i ciclisti siano soltanto dei fattori di disturbo e non c'è assolutamente rispetto. Io credo che se a livello politico generale non si mettono in testa di cominciare a fare le multe per davvero, non se ne esce. Mi raccontava Quinziato, che vive a Madrid,
che la Guardia Civil fa i controlli del traffico anche dall'elicottero, e se si rende conto che una macchina supera male un gruppo di ciclisti o un ciclista, vanno a cercarlo. Qua ci sopportano a malapena, se ci sopportano. Quindi... No, ma è bello perché io in Spagna sono diversi anni che vado ad allenarmi e facciamo anche il... cioè, allenarmi a parola grossa, nel senso facciamo questi training camp, quindi cicloturistici, e poi c'è magari anche chi si allena. E credimi che sia i semafori, che sia comunque quando sei per strada, non puoi sgarrare. C'è un allineamento, guarda, veramente impeccabile. Secondo me questa è una cosa che andrebbe fatta anche in Italia, perché io, sai cosa mi auguro, guarda, rispetto a quello che è successo, col problema che abbiamo avuto adesso del coronavirus, tutti i comuni, tutte le città hanno incrementato i controlli, ma io mi chiedo, se questi controlli rimanessero anche in futuro, quando potremo andare per strada liberamente, non sarebbe un toccasana proprio per l'educazione civica? Io credo ci sarebbero meno ladri, meno furti, meno di tutte le cose cattive che vengono fatte. Quindi tutto è volerlo. Secondo me noi in Italia abbiamo purtroppo un difetto, che è quello della poca sensibilità verso il senso civico. Noi siamo di quei paesi che quando vediamo un bene comune dobbiamo non rispettarlo, perché sta lì e di nessuno, quindi possiamo anche degradarlo. Purtroppo siamo un paese che va pressato. Io dico sempre, se l'italiano ha una doppia strada, lui prende sempre quella cattiva, non quella buona. Poi magari gli viene detto e forse ritorna indietro e la riprende. Quindi io credo che noi abbiamo bisogno un pochino di più pressione e più controlli per essere un po' educati da questo punto di vista, perché non c'è cultura, purtroppo è questo il problema principale. Sì, è un po' triste che però, ecco, per avere riconosciuti i diritti debba esserci lo stato di polizia. L'ideale sarebbe che tutti pensassero che su quella bici c'è il proprio figlio, il proprio marito, la propria mamma, però è chiaro che finché si dice che non si può usare il telefono quando si guida e poi vedi gente che si guarda il video, che scrive messaggi, non se ne esce vivi. Purtroppo non se ne esce vivi, perché fino a prima del virus moriva un ciclista ogni 35 ore. E se ne parla troppo poco, se ne parlava troppo poco. Io spero che se ne parli di più, ma non si può far finta che il problema non esiste. Tutto là. Enzo, l'ultima cosa. Io sto cercando e spero, dopo questa quarantena, di poter fare qualcosa con i bambini, con le scuole, con i giovani, perché io ci tengo, la vedo come anche un'opportunità lavorativa per me, perché dico, potrei lavorare in quello che mi piace di più fare. Quindi insegnare ai bambini ad andare in bici, chi poi lavora faragonisticamente ben venga. Ma perché non spingere anche un po' sui giornali delle pagine proprio sui giovanissimi? Perché secondo me questo potrebbe essere un modo per farlo sapere anche a persone e sponsor, perché veramente, credimi, riuscire a mettere un bambino in bici a livello agonistico, quindi di fargli fare anche attività, è veramente costoso. Oggigiorno non tutti i genitori hanno la possibilità di comprare una bici, un kit, scarpe, casco. Cioè, oggigiorno, se mio figlio viene da me e mi dice, guarda, voglio iniziare ad andare in bici, perfetto, ma nel minimo, se mi tengo stretto, 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 io devo spendere almeno 500-600 euro a un bambino di 10 anni per fargli fare attività. Giustamente, che succede? Che su 5 bambini, magari 4 dopo una settimana, 15 giorni, posano la bicicletta là e non vanno più. Quindi bisogna comunque cercare di incentivarli anche un po' a titolo gratuito. Ecco, sarebbe un sogno riuscire poi a trovare qualcuno che riesce a investire in questo settore, mettere una scuola di ciclismo, che è quello che voglio fare, perché uno spazio io l'ho trovato, uno spazio che è una pista di kart in un centro sportivo di 500 metri, quindi è ideale, siamo tranquilli, chiusi dentro, quindi non abbiamo rischi e pericoli. Mettere a disposizione un X bici, X caschi, X abbigliamento e poterli far provare. Inoltre, con la federazione e col comitato regionale, abbiamo messo su un discorso per il discorso velodromo.
che è il luogo più sicuro dove potergli far fare attività e anche imparare. Noi a Marcianise abbiamo un velodromo che è stato fermo per qualche anno, ma abbiamo ospitato anche i campionati italiani nel 2013, se non vado errato, e adesso è stato riattivato. Lì probabilmente avrò l'opportunità anche di fare attività. Ecco, perché non spingiamo un po' sui giovanissimi? Guarda, mi cogli in fallo, nel senso che so benissimo che questa cosa non viene fatta. Io credo che la missione di un giornale che si occupa solo di ciclismo sia anche fare promozione. E questo significa parlare di giovanissimi, ma significa anche parlare della pista, significa parlare di inverno del ciclocross, significa andare a raccontare tutte le cosiddette nicchie del ciclismo per creare un movimento grosso e importante. Purtroppo ultimamente questa attenzione, da qualche anno, questa attenzione non c'è, si tende a dare visibilità soltanto ai grandi campioni pensando che il modello calcio sia quello che funziona. Io ho sempre pensato che così non sia, non mi metterò a raccontare quelle che possono essere le frizioni che ci sono all'interno della redazione ogni volta, però è abbastanza evidente che c'è una parte di ciclismo dimenticata, che noi, io parlo di bici sport perché conosco solo noi, che noi conosciamo perché comunque le notizie arrivano, ma che poi non finiscono sul giornale. Per cui sono assolutamente d'accordo con te che il modo di fare qualcosa si deve trovare. E ti dico in maniera un po' sibillina, perché non ti posso dire altro, tu comincia a lavorare nella pista dei kart che poi ne parliamo. Però sì, sicuramente va fatto qualcosa, perché se no, c'è lo stesso modo in cui c'è attenzione per le scuole calcio e poi per tutte le varie categorie del pallone, per cui il quindicenne che arriva in Serie A è già un fenomeno, da noi veramente c'è il buco. Da una parte è un vantaggio per chi non ha la pazienza di andare a conoscere i ragazzini e quando arrivano professionisti under 23 li conosce. Dall'altro mi rendo conto che se gli sponsor non hanno visibilità di alcun tipo, se non vengono anche semplicemente gratificati da una foto o da un articolo, poi fanno anche una fatica superiore a investirci. Io sono straconvinto di questo. Quindi la pensiamo allo stesso modo. Speriamo di ritrovarci a parlare di questo con dei risultati alla mano, che sarebbe una bella gioia sicuramente di questo. Molto volentieri. Ti dirò che tra le cose che vorremmo fare con noi, con voi quest'anno, se ci riusciremo, sarà costruire una pistina da mountain bike per i bambini di quei posti lì. Comunque sia un tracciato chiuso, sicuro, in cui avviarli al ciclismo. Ecco, queste sono le iniziative giuste, infatti le istituzioni bisogna sensibilizzarle e devono darci una mano. Io spero, anche con queste dirette che ho messo un po' su non per scherzo, ma il mio intento era proprio questo, di fare delle chiacchierate importanti, raccontare un pochino e intrattenere amici, raccontare e mandare anche dei messaggi a chi poi, ecco, anche può fare qualcosa, perché il giorno che poi magari ci rivolgiamo alle istituzioni, io credo che se Raffaele Liano in questo caso va al comune e chiede uno spazio che magari è lì morto, abbandonato, per poter investire qualcosa per fare una pista di mountain bike, io credo che con tutto rispetto per tutti coloro che spesso fanno pressioni politiche per altri interessi, di avere un curriculum, di far sapere che ci metto la faccia, ci metto il lavoro, ci metto anche i soldi, ma almeno voi un minimo di contributo mettetecelo. Guarda, il bello che sto notando parlando con te, adesso ci stavo facendo mente locale, è che ci sono tanti ex corridori che hanno ancora addosso la passione per questo sport. Sto pensando ad esempio a Moreno Di Biase in Abruzzo, che ha messo su una scuola di ciclismo anche lui, ed è bello vedere tutte queste foto di bimbi in bicicletta a cui lui sta insegnando veramente l'ABC. Io credo che, come diceva Mario prima, sì, servirebbe una cabina di regia per il ciclismo professionistico, ma servirebbe anche per le basi, perché credo che nessuno come un professionista possa insegnare l'amore per questo sport a chi ci si avvicina. Quindi anche nel parlare alle famiglie, quello che ti può dire un ex corridore è molto più importante di quello che ti dice un maestro ISEF che non c'ha addosso quella passione, probabilmente. Io tra l'altro sto studiando, Enzo, non so se te l'ho detto, io sto all'ISEF di nuovo, ho fatto già degli esami e per 2022, inizio 2022 dovrei terminare. È vero, è vero. Quindi
Ho fatto un percorso un po' a ritroso, però mi piaceva, era una cosa che tenevo qua perché l'avevo già fatto in passato, poi l'avevo abbandonato per la bici. Ho detto ora con calma lo voglio riprendere. Giustamente, tempo permettendo al lavoro, però ho fatto i miei calcoli, dovrei riuscire per inizio 2022 a laurearmi. Ma questo è importante, anche quando prima con Mario parlavi di manager, no? Uno dei problemi del ciclismo italiano è che per troppi anni ha avuto manager improvvisati che hanno ciucciato delle gran quantità di quattrini agli sponsor, spendendoli anche bene, ma non voglio dire che per forza abbiano fatto la cresta, però senza essere in grado di garantire un ritorno ben strutturato. Mi diceva Ivan Basso poco tempo fa. Quando io vado a proporre una sponsorizzazione a una grande azienda, quelli mi chiedono, ho capito, ma qual è il mio ritorno? E il ritorno per l'azienda non può essere soltanto il passaggio televisivo, perché se poi al Giro d'Italia non ti invitano, il passaggio televisivo tu non ce l'hai. Allora forse se ex corridori si rimboccano le maniche, si mettono a studiare, entrano in un'ottica diversa del ciclismo, allora forse può nascere una corrente di manager un po' più consapevoli di quello che devono andare a fare. Ma io su questo ti dico anche un'altra cosa, perché io credo sempre nella meritocrazia. Allora, non so se tu lo sai, che il CONI fa dei corsi molto difficili anche da accedere, perché ci vogliono dei requisiti, e poi tra l'altro sono anche fuori sede. Io ho fatto un corso di 2 anni per gli ex atleti, sono fatto questo progetto che è ancora in vigore, non so quest'anno come sta andando, però io ho partecipato per 2 anni. Perché è un corso di 2 anni in cui hanno raccolto tutti gli ex atleti che poi dopo l'hanno anche destinati a un lavoro per 6 mesi, e l'ho fatto anche io presso per un'associazione sportiva, tra l'altro, dove potevi scegliere un percorso dal marketing al direttore sportivo, all'allenatore, al coach, essendo che io avevo anche il direttore sportivo di terzo livello già preso tempo fa. Poi non più rinnovato perché non praticavo l'attività. Io ho fatto quello di marketing e gestione degli impianti sportivi. Io ho una qualifica presa al CONI in 2 anni in marketing e gestione degli impianti sportivi. Perché sotto suggerimento anche di un procuratore federale che è un avvocato della Campania, l'avvocato Petrella, siccome si stava sviluppando un progetto sul velodromo di Marcianise, disse: tu hai l'esperienza, ti manca una qualifica perché un indomani che riattiviamo. Sì, è vero che sei raffaeliano ex professionista, però sai, si potrebbe presentare l'ingegnere di turno, il laureato, quell'altro, ma questo è un'attività che c'è una specifica tecnica. Io comunque ho fatto con il CONI proprio, ho preso questo, ho studiato. E quindi è giusto che uno perda del tempo a studiare, ma non lo chiamo perdita di tempo in sé per sé, cioè dedichi dello spazio per fare quello, perché lo stesso discorso di Van Basso con il rapporto con gli sponsor. Io lo capisco bene, perché credimi, quando poi vai a studiare ti fanno capire tutte le analisi di mercato che ci sono dietro le sponsorizzazioni e le leggi burocratiche, perché poi si parla a 360 gradi, credimi, veramente io ho una cultura e sono anche presidente di un'associazione sportiva che gestisco, quindi sto molto in mezzo a queste cose. Bisogna studiare e essere affiancati poi da professionisti, altrimenti non si va da nessuna parte, perché se ti presenti, sì, ho vinto 2 Giri d'Italia e ho capito, un anno te lo posso fare lo sponsor, ma il secondo anno che mi dai, e lo sappiamo che il ritorno d'immagine non è solo quello che vediamo a livello televisivo, quindi comprendo bene questo canale e quindi è giusto che mostriamo anche agli sponsor che ci mettono i soldi una certa professionalità e soprattutto anche un risultato. Esatto. Vabbè, Enzo, io ti ringrazio per questa bellissima chiacchierata, perché comunque si potrebbe parlare di tanto e tanto ancora, ma per me, guarda, è stato veramente un piacere. Poi comunque siamo stati anche con te, con Mario, quindi si è parlato veramente di episodi bellissimi, perché credimi, ha voglia a comprare giornali, ma queste cose secondo me non le troveremo mai sulle riviste. Che dire, io ti ringrazio e salutaci tu perché così chiudiamo. Grazie a te dell'ospitalità, è stato bello anche per me, anche se non sono troppo abituato a parlare, me ne tornerò presto alla mia tastiera.
piacere averti rivisto perché ci siamo sentiti al telefono, ma era un po' che non ci si vedeva di persona in questo modo strano di persona che c'è adesso, però evviva il ciclismo, quindi dacci sotto che stai andando bene anche tu. Ciao Ciao, Lello. un abbraccio, grazie, Ciao a tutti. grazie ancora. Ragazzi, grazie a tutti che siete stati connessi, vi saluto, siamo stati precisamente 3 ore e mezza, quindi un abbraccio, ci vediamo nei prossimi giorni.